le impostazioni qui, perché sennò è brutto, diciamo. Ok, ci metto giusto un secondo, devo solo modificare le informazioni dello streaming, perché così Guarda, è almeno. come se fosse il tuo canale, metti tranquillamente tutto il tempo di cui hai bisogno. Certo. Siamo carichi. Assolutamente sì. Salve Fiti Salve, Porco, Carlo, buonasera. Ecco buonasera, buonasera. qua, perfetto. Così siamo a posto. Perfetto. Buonasera, buonasera Fiti Porco, benvenuto e aspettiamo che arrivino magari altre persone che la ventola del computer smetta di rompere le balle. Salve anche Matteo, buonasera a te, buonasera e benvenuti. Come Ciao sta? Tutto Matteo, mi fa piacere che sei bene? passato. Tutto a posto? Tutto bene? Dite un po' in chat. Noi stiamo abbastanza bene. Il signor Dario sta bene. Buonasera, Jacopo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, Ilori Coran 07. Buonasera e buonasera. Ah, ma vi conoscete? È un mio studente, Matteo, un mio studente. Ah, hai capito. Non lo sapevo, non lo sapevo. Quindi Mio abbiamo uno studente del studente, mio signor Dario qui studente. stasera. Ottimo. No, non di matematica. Guarda, l'equazione caschi male. Non le equazioni non sono il mio forte, come non è il mio forte la matematica. No, non è mai stata il forte di nessuno di noi due, purtroppo. Noi Nonostante il siamo signor Dario in. abbia fatto lo scientifico. Quindi è strano che, vista la professione che fai adesso, tu non sia venuto al classico con me, ma abbia fatto lo scientifico. Lo so, lo so, lo so. Avrei dovuto fare il classico, infatti. Ma ho recuperato, ho recuperato. È a Ho posto, sì. recuperato. E gli umanisti sono Ermeglio. Sì, certo, è bravissimo come prof, assolutamente. Grazie, Matteo, grazie. Facciamoci una chiacchierata in compagnia tutti insieme stasera. Sì, voi come state in chat? Tutto bene ancora? Tutto a posto? Diteci un po' che comunque aspettiamo ancora un attimo prima di iniziare il discorso principale della serata. Assolutamente. Tanto sto Abbiamo in guardando serbo alcune cose. un po' di cose stasera. Io spero vi possa piacere questo particolare format di live, perché comunque ce ne sono di robe interessanti di cui parlare. Purtroppo, come al solito, Twitch ci mette una vita a inviare le notifiche, ma pian piano arriva tutto. Io vedo un po' buio, signor Dario, non una luce. Una luce più forte. Sì, più vicina. Purtroppo no, però posso. No, va bene così allora, va bene a posto così, Ok. non si preoccupi. Perché purtroppo avendo messo le spade appese, ho dovuto togliere la luce che c'era dietro, abat-jour. Vabbè, per le spade si fa. Ci sono priorità. Esatto. Super quark con gli steroidi. Beh, più con le cazzate che con gli steroidi, perché comunque dovete sapere che io e il signor Dario ci conosciamo ormai da 15 anni, ormai abbiamo tutta una nostra dinamica di umorismo, nel senso che lui spara minchiate e io lo insulto perché spara minchiate. Esatto. Tra l'altro, prima volevo dire quando il caro Buonasera, Fiatmato Benny. ha detto abbiamo qualcosa in serbo, vi voglio rassicurare, io non so il serbo, quindi parleremo in italiano. Quindi, giusto, signor Giacomo? Ecco, voi vi chiedete come faccio a resistere all'umorismo di Rob certe volte, perché sono 15 anni che resisto all'umorismo del signor Dario. Quindi se in 15 anni lui è ancora vivo e non mi è ancora venuta voglia di strangolarlo per certe battute, potete ben capire che le battute di Rob mi fanno un baffo, ormai sono addestrato e temprato a sopportarle. Comunque, visto che siamo già in un po', buonasera Jafal, buonasera a Buonasera, lei. buonasera. Inizio appunto a introdurvi un attimo l'ospite della serata che mi farà compagnia in queste live del mercoledì che continueranno, spero appunto possano piacere, vi possano interessare. Come ho detto, io e il signor Dario ci conosciamo da 15 anni, ormai andavamo nello stesso edificio scolastico, anche se appunto il classico, lui allo,
Allo scientifico, poi vuole dire un po' che studi ha seguito in ambito universitario, signor Dario, che cosa fa oggi? Assolutamente, andiamo in ordine. Poi ci siamo conosciuti facendo teatro, il laboratorio di teatro al liceo, e lui era il più bravo, ovviamente, si intende. E poi siamo andati entrambi a fare cose umanistiche all'università. Buonasera Io ho Sebastiano, fatto anche, che è un altro lettere abitué. classiche. Ciao Sebastiano, lettere classiche prima e archeologia poi, e intanto ho continuato a appassionarmi, a studiare varie cose. Adesso ho altri esami, mi sono iscritto a fare altri esami all'università, vari ed eventuali, in questi mesi futuri, quindi non si smette mai di studiare e di imparare. E attualmente insegno a Novara, quindi sono anche italiano e storia, quindi sono anche riuscito a trovare un lavoro, anche se sono un povero umanista. Perché volendo cioè, tu potresti insegnare a parte filosofia, che è una cosa a parte, tutte le materie umanistiche, cioè tu hai Praticamente l'abilitazione per tutte le materie umanistiche. abilitazione, manca, il concorso non è ancora uscito, però ho tutti i crediti necessari, diciamo, burocraticamente, per fare latino, italiano, greco, storia, geografia. A parte filosofia, appunto, filosofia purtroppo non ho mai approfondito l'ambito della filosofia. Magari in futuro, tanto Assolutamente. sia come Pico de Papers, non si finisce mai di imparare, l'uomo con 1.000 lauree, no, però comunque Beh, sarebbe mille strano, magari no? no, però. Però riguardo l'ambito umanistico, comunque chissà, magari non, nel senso, magari ti verrà voglia in futuro o cose così. Assolutamente. Intanto faccio qualche esame in più, sempre in ambito umanistico, prossimamente, quindi. E come ha detto prima il signor Matteo, come prof, è molto bravo, ma lo posso dire anche io di persona perché molte volte mi spiega cose, cioè molti si stupiscono quando mi dicono su WhatsApp, scusa se ti mando vocali lunghi, e dico non vi preoccupate perché il signor Dario mi ha temprato, lui mi fa delle lezioni gratuite praticamente. Quando sta studiando, sta leggendo, sta indagando su qualcosa di interessante, lui mi informa sempre, lo ascolto sempre anche volentieri, me lo tengo in sottofondo mentre faccio. Purtroppo non posso ascoltarli sempre subito perché magari non posso, ma comunque no, sempre piacere ad ascoltare quello che il signor Dario ha da insegnarmi, diciamo. Poi Dunque. ultimamente devo anche dire, ho un po' stressato il signor Giacomo perché guardando i video io sono un grande appassionato del mondo nordico, quindi vedendo i video di Assassin's Creed Valhalla che è uscito, ho iniziato a chiacchierare senza spoiler con il signor Giacomo perché deve giocarlo il signor Giacomo Assassin's Creed Valhalla, diteglielo, deve Beh, giocare. appena io vorrei giocarlo su PS5, appena avrò una PS5 sotto mano. Intanto ciao Davide, ciao Sara, benvenuti anche a voi. Ciao, Sì, ciao a tutti. una parte di me è stata forgiata dal signor Dario, questo è indubbio ormai. Ormai non potrei fare a meno della presenza di quest'uomo nella mia vita. Comunque tu dicevi di Valhalla, ma comunque il signor Dario, oltre a essere uno studioso, è anche un nerd di prim'ordine, come potete vedere dalla libreria alle sue spalle, e sempre parlando di giochi con ambientazione norrena, noi abbiamo giocato assieme a God of War, quello del 2018, è stato, come vi ho detto, un viaggio molto bello. Oggi parliamo di draghi, sì, adesso finiamo un attimo il cappello introduttivo e poi iniziamo a parlare dell'argomento, perché comunque volevo fare un attimo una piccola dichiarazione di intenti, almeno di quello che vorremmo provare a fare con queste live. Dunque, l'idea mi è venuta perché tra le varie cose, il signor Dario mi parla anche del professor Barbero, Alessandro Barbero, che è un po' il nostro divulgatore di fiducia. Ma una cosa in particolare di Barbero ci piace, e piace soprattutto al signor Dario, buonasera anche Chiara, che Barbero si diverte a scardinare falsi miti o comunque verità storiche, cioè quelle che noi abbiamo per verità storiche assodate, che in realtà no, non hanno basi così solide. Cioè, ad esempio, cose che noi siamo abituati a pensare in un certo modo a livello storico, per esempio, un argomento di cui magari parleremo in futuro, l'Inquisizione, cioè comunque l'Inquisizione è l'Inquisizione, però ci sono delle cose che comunque non sono proprio come ci vengono insegnate, come ci vengono tramandate, cioè bisogna andare a cercare fonti un po' più vecchie. Noi non ci poniamo assolutamente al livello di Barbero, assolutamente no, però con queste live vorremmo fare nel nostro piccolo questo tipo di cose, parlare di cose magari inerenti anche al mondo nerd, ma non solo, anche in ambito letterario, culturale e quant'altro, parlando di cose che magari sono
di conoscenza comune che si danno per assodate, andando magari a scavare un po' più a fondo, andando a vedere lati di vari argomenti che magari o sono stati messi da parte o non sono approfonditi, che pochi insegnano per vari motivi, magari conoscenza sconveniente o magari semplicemente si è preferita una fonte piuttosto che un'altra. Quindi per questo motivo qua, nel nostro modo, magari anche scherzandoci su, di fare queste chiacchierate per vedere dove ci portano, ogni volta con un argomento diverso. E a questo punto passerei all'introduzione dell'argomento di questa serata, che sono appunto i draghi, la figura dei draghi, le origini storico-culturali che i draghi hanno avuto e altri aspetti, magari iconografici o magari di tradizione, che sono stati un po' o dimenticati o appunto non vengono insegnati tanto spesso. Il signor Dario mi ha passato qui una gallery di immagini che ogni tanto, magari se ha bisogno di un raffronto grafico, metterò con lo share screen. In queste live, premessa, allora, diremo anche le fonti, magari il signor Dario dirà i testi da cui prende riferimento e magari dove potete trovarli nel caso vogliate documentarvi a vostra volta, vogliate approfondire gli argomenti delle varie puntate. E i ruoli saranno: io sarò un po' l'uomo della strada, diciamo, nel senso che comunque, cioè, un po' di cose le ho studiate, ma non sono andato ad approfondire. Quindi farò domande da persona comune, curiosa, e il signor Dario, invece, da persona un po' più esperta di me, che è andata un po' più a fondo nelle conoscenze, cercherà di spiegarci un po' di cose. Intanto saluto anche Raccoon, che insieme a Davide è uno dei miei due moderatori. Benvenuti, benvenuto. E appunto direi di iniziare con la figura dei draghi. Figura dei draghi, siamo abituati a vedercele come creature possenti, poi vabbè, c'è le varie distinzioni, draghi, viverne, quant'altro, base al numero di zampe, le ali. Comunque, abbiamo una precisa immagine di draghi nella nostra testa, grazie alla cultura popola o alla letteratura di questi ultimi due secoli, cioè, abbiamo una certa idea. Ma quello che ci chiedevamo io e il signor Dario, che è lo spunto da cui è partita sta live, poi lo lascerò parlare, nasce anche da una mia curiosità: da dove arriva la figura dei draghi? Cioè, che cosa, cioè, chiaramente dalla base di qualsiasi mito c'è un fondo di verità, magari qualche animale che all'epoca esisteva, poi estinto. Che fonti abbiamo? Cioè, da cosa può essere nato il mito dei draghi proprio agli inizi? Allora, io aggiungo anche a quello che ha detto il signor Giacomo, una cosa, sempre, prima di entrare nell'argomento, ovvero che parleremo oggi del drago, figura però occidentale. Sapete che il drago è una figura mondiale, c'è, ovunque. In Oriente il drago orientale positivo, dai lunghi baffi, potremmo dire, nella sua raffigurazione più classica. Purtroppo non lo conosco così bene, non sono un grande esperto di cultura orientale. Ho un amico che di sicuro ne sa molto di più, Alessandro, che conosce anche Giacomo, che ha fatto studi sull'Oriente. Quindi non entro nell'Oriente, non perché potrei dire un sacco di cose Esatto. imprecise. Quindi eviterei. Cosa base di queste live, ma in generale come dovrebbe essere? Se non si sanno tante cose di qualcosa, non bisogna stare, perché comunque bisogna approfondire le cose, non parlare a vanvera, diciamo. Quindi Esatto. ci atterremo su Quindi. ciò che sappiamo meglio, che il signor Dario sa e che possiamo, diciamo, toccare con mano in quanto a fonti, in quanto a conoscenza. Quindi parlare sempre di ciò che si sa. Esatto. E quindi parlando del topic, il drago, partirei proprio da quello che ha detto il signor Giacomo, cioè che noi tutti abbiamo un'immagine ben precisa di cosa sia un drago. E abbiamo anche, almeno noi nerd, nel nostro mondo nerd, ci si scanna volentieri e ferocemente sul fatto, per esempio, che nello Hobbit Smaug è rappresentato con due ali e due zampe, quindi una viverna, nel film intendo ovviamente, e non un drago. Oppure è che nella nostra mentalità quello scatenò un dibattito tanto acceso, quasi, qua, no, non, qua, non quanto la bellissima, fantastica storia d'amore tra Kili
No, era Chili o Fili e Tauriel, non mi ricordo chi più, vabbè, chi dei due. Lasciamo perdere, per favore, lasciamo, perché non iniziamo subito con le robe pesanti, con le robe tristi. E abbiamo questa forte divisione molto precisa su un drago, una viverna, un basilisco e altre creature particolari. In realtà, se andiamo a fondo in questo argomento, andando a vedere i documenti, le fonti che possono essere scritte, iconografiche, incisioni, che ci vengono dal passato, andando a scavare molto all'indietro, diciamo che draghi, viverne, basilisco, questa distinzione così precisa, così raffinata, quasi anatomica, infatti Raccoon dice le viverne hanno un pungiglione, è vero, anche in D&D sulla coda, per chi gioca Dungeons & Dragons, le viverne hanno un pungiglione velenosa. Tutta questa divisione è nostra, è il drago moderno, è il drago che esiste nella nostra mente moderna del Novecento, del fantasy, dei videogiochi. È la versione più recente del mito del drago, che ha avuto varie evoluzioni. Questa è la più nuova, nonostante abbia magari un secolo o due sulle spalle come immagine. In realtà io direi anche molto più recente di un secolo, perché la visione così precisa io la direi che arriva proprio dai giochi di ruolo, che hanno iniziato a distinguere tutte queste creature in maniera così precisa. E tornando indietro vedremo anche quello che ha chiesto Chiara prima. Com'è possibile che la cultura europea, asiatica e le altre culture siano creature così dissimili? Cioè così, popolazioni così distanti abbiano una radice comune, ma le abbiano fatte evolvere in cose così diverse. Intanto ringrazio Sejo per il follow, lo ringrazio. Raccoon ha già anticipato qualcosa, vedo. Preparati, Raccoon, questa sarà una chicchetta finale che ci siamo tenuti per fine live, quindi restate sintonizzati fino alla fine per una certa cosa. Io tornerei indietro, quindi, partendo proprio dal termine. Drago, per chi ha fatto il classico, come me, signor Giacomo, o chi mastica abbastanza bene la lingua greca, sa che in greco antico e in greco drakon significa letteralmente serpente. E il drago, nell'epoca classica, ma anche dopo in realtà, è questo, è un serpente. È un serpente, per questo probabilmente molte popolazioni nel mondo hanno lo stesso mito, perché il serpente c'è ovunque. Un tipo di serpente, io se vi chiedessi, credo, un tipo di serpente americano, me lo trovereste, un tipo di serpente in Africa pure, uno in Europa pure, uno in Oriente, in Giappone di sicuro ci sarà. E il drago è sempre stato fondamentalmente un serpente. Basti pensare, Raccoon cita Pitone e Ladone. Ladone, il guardiano del giardino delle Esperidi e del Vello d'Oro, che Giasone sconfigge quando va a recuperare con gli Argonauti il Vello d'Oro, e Pitone, il drago ucciso da Apollo. E Apollo libera questa spelonca e ci crea sopra il suo santuario, l'attuale santuario di Delfi. Dice, sì, quella è l'origine del mito del santuario di Delfi. Infatti la statua di Apollo che c'era all'interno del tempio mi pare lo raffigurasse con il serpente o la pelle del serpente attorno al collo come trofeo, no? Esatto. Tra l'altro aggiungo, vedendo quello che dice Raccoon, serpentoni senza ali. In realtà le fonti più antiche, quindi quelle mitologiche classiche, a parte dirci che è un dracon, quindi un serpente, non è che lo descrivano, non è che descrivano mai esattamente come è fatto. Per esempio, parlando proprio di Pitone, nell'inno omerico di Apollo, gli inni omerici, se volete, li trovate in una bellissima edizione della Mondadori, col testo anche a fronte, parla nell'inno omerico, verso il verso 300, di questo Dracainan, di questa dracena, di questo serpentone, e dice semplicemente che era un mostro vorace, grande e selvaggio.
punto, fondamentalmente, perché poi l'inno va avanti dicendo che infliggeva mali agli uomini sulla terra, agli animali, e appunto Apollo lo elimina. E poi continua con una lunga digressione. Saluto anche Radi Ancient, un altro dei miei mod, saluto. Ciao, ciao. Tanto chiedevano se avessi un canale, ma in questo momento no. Il signor Dario non ha un canale, ma gli abbiamo suggerito un podcast, magari in futuro, chissà, potrebbe fare un podcast. E quindi... il mito antico non è che descriva tanto, tutti i mostri del mito antico, anche quelli che in teoria potrebbero essere definiti draghi, come l'idra di Lerna, sappiamo che l'idra aveva più teste, ok, sì. Ma non vengono mai descritti esattamente, a parte che sono enormi, feroci e terribili. Infatti mi viene in mente anche, visto che abbiamo parlato anche di Tolkien un pochino, molti si erano, cioè quando si parla ad esempio nel Silmarino di Glaurung, il gran verme, che molti dicono, ma non sembra un drago, non ha le ali, forse è il drago più fedele alla tradizione vecchia che Tolkien abbia mai creato, quindi. Esatto, esatto, e Sara sì, la filologia germanica, dato che ho tanti testi a studio, anche l'antico norreno e l'antico inglese, è uno degli esami prossimi che devo dare per gusto mio, perché voglio averlo anche in curriculum, è proprio quello, ho i testi, ho l'Edda qua di fianco, per dire, arriverò anche su questo, Sara, stai tranquilla. Dicevo, quindi, il mondo antico non è che ci dà tante descrizioni. Una descrizione interessante, però, su come le persone dell'antichità vedessero i draghi al di fuori del mito vero e proprio, quindi degli dei, i grandi mostri, il tifone, che potrebbe essere un mezzo drago, comunque tutti quei mostri strani del mito greco, è Plinio. Plinio, il vecchio, sapete che ha scritto quell'opera monumentale che è la Naturalis Historia, la storia naturale di Plinio, che trovate anche qui in 1000 edizioni, i testi classici greci. Ci hanno fatto Plini tradurre pezzi anche di quella al liceo. E comunque i due Plini erano tra quelli più simpatici da tradurre. E comunque raccontavano storie interessanti. Certo, di solito il passo più famoso che si fa tradurre di Plinio è quello che riguarda Pompei, perché appunto è il brano più famoso. Rispondo a due domande. Emma, studio, sono laureato in lettere classiche e in archeologia, adesso insegno. E per quanto riguarda Tifone, non è un gigante. In realtà il mito greco dice semplicemente che Tifone era questo mostro immane, il padre dei mostri, gigante di dimensioni assolutamente, ma non è da mai una categoria, anche perché probabilmente le categorie sono più una cosa nostra che loro, che degli antichi. Quindi tanto ringrazio ancora chi sta mettendo il follow in questo momento, scusate se magari vi saluto dopo per non interrompere i discorsi, però vi ringrazio comunque. No, tranquillo, ci mancherebbe. E quindi sì, era un gigante, era un mostro, però potrebbe essere, aveva serpente al posto delle gambe, dice Racuno, esattamente, le descrizioni variano, come al solito sono confuse. Quindi la base è il serpente, magari serpenti magari un po' più grandi del normale, e magari chi li aveva visti, appunto, magari non essendo abituato a serpenti così grosse, magari era abituato a cose tipo le bisce o magari cose un pelino più grosse. Quindi il mito del drago può essere nato da qualcuno che ha visto un serpente più grosso del normale, si è spaventato, credeva fosse un animale mitologico. Cioè, esattamente, esattamente. Questa può essere l'origine del drago. E infatti dice Davide, questo riguarda Tifone, marito di Echidna, ma la donna serpente, giustamente madre dei mostri, uno dei figli è l'idra di Lerna, uno dei figli era figlio di Tifone, era figlia di Tifone e Echidna. Quindi erano mostri molto particolari. Non è detto neanche che noi ce li immaginiamo giusti, perché molto spesso, come vi ho letto quei due righe dell'inno d'Apollo, veramente il testo antico dice semplicemente era immenso, era mostruoso. Però sai, la paura ingigantisce di molto le cose, magari appunto era una roba sì grossa, ma non così grossa, ma magari
il passaggio di bocca in bocca, il passaparola l'ha resa una bestia più grossa, sai, sì, le classiche voci del villaggio, del paesino. Quindi è bizzarro pensare che certe cose siano nate da una cosa così semplice. Magari solo una persona, un pastore, un giorno, qualcuno che camminava, ha visto un serpente enorme e tramite il passaparola delle comari, se vogliamo usare un termine moderno, magari è arrivato alle orecchie di qualcuno, di qualche letterato, magari un'altra figura simile dell'epoca, e sia nato così. Che bello. Penso essere il serpente che ha dato inizio a tutto. Ci guarda dall'alto. Aspetta, Sara, arrivo anche a quello e anche sul discorso del fuoco, Sebastiano. Arrivo a tutto. Cerco di fare un discorso che tocchi tutto. Esatto. La cosa che cercherò di fare quando faremo le live così, però, io cerco sempre di andare in ordine cronologico. Di testi, di opere, vedere un po' un'evoluzione, perché da studioso e professore di storia andare avanti cronologicamente è importante per capire anche l'evoluzione del pensiero. Non scusarti, Sara, va benissimo, fai domande. No, tranquilli, voi scrivete pure, poi pian piano arriveranno le risposte. Non vi e arriveremo fare. Anche al fatto, Matteo, delle ali, arriverò a tutto. Però, dicevamo, mi ero fermato a Plinio. La storia naturale di Plinio è la base di un sacco di cose. È la base di un sacco di superstizioni, è la base di un sacco di cose tecniche anche, bellissime, di aneddoti importantissimi dall'antichità, ed è la base di tutti quelli che sono i bestiari, che qualcuno citava prima, forse era Raccoon che citava i bestiari antichi. E vi vorrei leggere cosa dice Plinio sui draghi, che sarà la base piano piano di tutti gli altri bestiari che magari aggiungeranno, toglieranno, ma la base è Plinio. Vi leggo cosa dice Plinio del Dracon, del drago. Ve lo leggo prima in latino. Da dove stai leggendo il testo? Giustamente, Plinio il Vecchio, purtroppo non ho il testo fisico dell'opera a casa, quindi sono andato a cercare il testo latino. Se volete, sul famoso sito che ha aiutato tanti ragazzi con le versioni a scuola, che si chiama Splash Latino, c'è sia il testo latino dei passi di Plinio che una traduzione. L'ho controllato oggi, sembrava fatta anche piuttosto bene. Però ve lo leggo in latino prima, e poi piano piano ve lo traduco. Dice nel libro ottavo della storia naturale Plinio, al capoverso 33, diciamo: mira animalium prosequique sollerzia astutissima, ascendenti in tanta altitudine difficultas draconi, itaque tritum iterad pabula speculatus ab excelsa se arbor inicit, scitille in parem sibilactatum contra nexus, itaque arborum aut rapium attritum querit, cavent hoc dracones ob idque gressus primum alligat cauda, resolvut illi nodus manu, ati in ipsas neres caput condunt, pariterque spiritum precludunt et mullissimas lacinant partes. Idem, ob ivi deprehensi, in adversus eregiunt, se oculusque maxime petunt. Ita fit, ut plerunque ceci ac fame, ac meronis tabe confecti reperiantur. Di cosa sta parlando qua Plinio? Tra l'altro mi sta sono parlando... comparsi i flashback del Vietnam, delle versioni. Siamo tornati indietro di 15 anni qua. Di cosa sta parlando Plinio qua? Sta parlando degli elefanti. L'elefante e il drago per Plinio hanno una grande correlazione. Dunque, sì. Leggo, vi dico la traduzione. Uso anche questa qua, questa che porta anche Splash, che è fatta piuttosto bene. Qui sta parlando dell'astuzia che gli animali usano a loro vantaggio. E dice, per il drago, il serpente, la difficoltà di sollevarsi da terra è tanta. Quindi, dopo aver visto il sentiero calpestato dall'elefante, sottinteso perché ne sta parlando dai versi prima, verso i pascoli, si lancia sui luoghi più alti dell'albero, sale sui luoghi più alti di un albero, e quando l'elefante passa, arriva sotto l'albero, gli salta addosso, e dalle rupi, dagli alberi,
e cerca di attorcigliarsi sull'elefante e di stringerlo tra le sue spire. Quindi Plinio ha in mente... Cosa di cui abbiamo una diapositiva. Adesso è arrivato un, no, era arrivato un simpaticone, ma se n'è già andato per i cavoli suoi, non preoccupatevi. Che è successo? Nella chat, tranquillo. Ci sono i mod che fanno, che vigilano, non preoccuparti. Allora, mi metto un attimo. Aspetta un secondo con l'immagine, Giacomo. La mettiamo quando lo prendo il bestiario dopo. E Plinio ci dice che i serpenti, quindi i draghi, temono e danno la caccia un po' agli elefanti, e quando l'elefante si trova avvinghiato da questo enorme serpente, prova a sbattere la testa contro l'albero, contro le rocce, a schiacciarlo, e il serpente gli stritola la proboscide e mette la testa nel naso dell'elefante, il drago, nella punta della proboscide per farlo soffocare, e cerca di mordergli gli occhi e le parti molli della proboscide. Una scena anche abbastanza inquietante. Cioè, quindi... Tanto sì, tranquillo Davide. No, è perché quando me l'ha raccontata per la prima volta il signor Dario, quando mi ha raccontato questo aneddoto relativo ai draghi, cioè, ok, cioè, chissà da quale berserco Plinio. E più che altro dà l'idea subito di essere di un animale, cioè Plinio ne dà una versione abbastanza cattiva, cioè abbastanza sadica anche, perché non solo si limita a strozzare, ma proprio gli schiaccia la proboscide, cerca di entrare, cioè lo usa proprio come simbolo del male, cioè comunque non simbolo del male, comunque un animale cattivo, con malizia dentro di sé, cioè non ne dà una dimostrazione, una descrizione molto positiva, forse anche da questo che poi man mano arriveranno le varie rappresentazioni del serpente o del drago come figura maligna. Dicevi che Plinio è la base di tante cose, magari anche da questo è derivata questa cosa qui, questo sadismo di questa figura. Esattamente, e i bestiari latini che riprendono santissimo da Plinio riprendono questa versione fondamentalmente del drago. Plinio lo associava con l'Etiopia e con l'Africa, che strangola l'elefante, dandogli anche qualche altra, cioè facendogli una cosa simile, descrivendolo in maniera simile, ma nei bestiari più tardi, quindi della tarda antichità e medievali, adesso vi leggo qualcosa, non gli mette la testa nella proboscide, semplicemente, ancora più infidamente, gli fa lo sgambetto e poi lo stritola. gli fa lo sgambetto, abbiamo sentito bene? Gli fa lo, certamente, lo, io mi immagino certamente. I dragoni così agli angoli della savana, sotto un albero, così che vede l'elefante. Ma cosa sono? Dei bulli di quartiere? Cos'erano? Cos'è sta roba? Ma che cos'è? Assolutamente. Aspetta che io qui ho una bellissima edizione dei bestiari medievali e tardo antichi. Questa costa un sacco, costa sugli 80 euro. È una raccolta di un sacco di bestiari medievali e tardo antichi in greco, latino, antico, inglese, che alla fine derivano tutti un po' da Plinio, dalla sua descrizione di Plinio. E vado a prendervi tra i tanti un passo dove si parla del drago, che dice, questo qua è uno dei bestiari latini, vi dico anche che bestiario è, perché le fonti sono importanti. Tanto, se lo trovi Sara dice se lo trova su Amazon, la mette subito in wishlist, stiamo già pubblicizzando il Browning. Assolutamente. Che più che altro è veramente assurda, scusa se ti interrompo un attimo, che appunto vai. Le creature alle origini siano molto diverse da quelle che immaginiamo, già quello che abbiamo detto finora, non sono cose che uno è abituato a pensare quando pensa alla figura del drago, si pensa siano sempre stati così, cioè, pensa se ce l'avessero spiegate a scuola meglio queste cose, cioè, probabilmente avremmo riso per delle ore
Non lo so. Assolutamente, assolutamente. Questo che vi leggo è il vestiario di Giovanni Crisostomo, Dicta Giovanni Crisostomi de Naturis Bestiarum, sulla natura delle bestie, che derivano tutti dai primi bestiari tardantichi, greci e latini, e da Plinio. E alla fine, bene o male, riportano tutti gli stessi animali, le descrizioni sono molto simili nel corso del tempo. La cosa differente da Plinio è che siamo nella tarda antichità, quindi i bestiari, ogni animale lo confrontano anche con la figura di Cristo, la religione, tutto deriva da Dio, tutti gli animali, tutto il creato deriva da Dio, ogni potere viene dato da Dio, a ogni cosa negativa c'è una cosa positiva che lo blocca, e anche il drago ha queste caratteristiche. E ci dice, il testo, anche il testo latino a fronte, nei bestiari se volete, però dato che le traduzioni sono molto buone ed è sera, vado direttamente sulla traduzione, per non tediarvi anche col latino. No, va benissimo così, comunque dà l'idea dell'argomento che stiamo affrontando, non ti preoccupare. E qui il bestiario sta parlando dei serpenti e nella parte delle vipere a un certo punto parla dei draghi insieme alle vipere, forse perché le riteneva più o meno la stessa cosa, e dice che il drago ha questa caratteristica. La prima è che quando invecchia e ha un danno agli occhi che perde la vista, digiuna per 40 giorni e 40 notti. Un riferimento non casuale, diciamo, in quanto giorni. Finché la sua pelle non si allenta, e allora va a cercare una fenditura tra le pietre, ci passa attraverso e si libera della pelle che l'ha fatta invecchiare e torna giovane. Cioè la muta. Sta descrivendo la muta. Il drago è un serpente, quindi fa la muta. Fa la muta perché è invecchiato. Avevano capito qualcosa, perché in effetti il serpente cresce e fa la muta perché veramente invecchia in un certo qual senso. Io non sono un biologo, ma però lo sappiamo tutti. Esattamente, qui la mette legata a Gesù e quant'altro. Poi va avanti. La seconda natura del drago è che quando va a bere, prima svuota tutto il veleno nella sua grotta otana. Quindi questo drago addirittura è velenoso, è una vipera, quindi probabilmente ha del veleno. E dice poi il bestiario, fa un'immagine divina, imitiamo anche noi questo comportamento quando ascoltiamo i sermoni nella Chiesa di Dio, ci svuotiamo dal peccato. Ci sono tutti questi paragoni cristiani, cristologici. Ma tendono ad accentrare tutto, cioè, ma un serpente che associano i ritmi naturali di un serpente di una qualsiasi cosa, allora è Dio. Ma io stavo solo svuotando il veleno, ma perché? Aspettate, perché la più bella, secondo me, è la terza natura del drago, secondo Giovanni Crisostomo. La terza natura del drago, poi, è che quando vede un uomo nudo, prende paura e scappa via, mentre se vede un uomo vestito lo assalisce. Allora, ferma tutto. Non sto inventando nulla, ragazzi, non sto inventando nulla. Ferma tutto. Forse dipende anche da che uomo si trova davanti, perché se vede il lombrico, non crede, oppure... Oddio, non credo di aver mai visto qualcuno che è sopravvissuto all'attacco di un serpente spogliandosi completamente nudo. No, o magari, non lo so. Questa è le tre nature del drago, secondo Giovanni Crisostomo. Notate che lui ha evitato un po' la cosa che molti altri bestiari riportano, cioè la lotta con l'elefante qua. Però, per esempio, il bestiario di Oxford, che purtroppo è anonimo, il bestiario di Oxford è più o meno dello stesso periodo, mi sembra. Vado a controllare la data per essere sicuro. Il bestiario di Oxford, che è abbastanza lungo anche, il bestiario di Oxford, ovviamente, perché è conservato a Oxford, si chiama bestiario di Oxford perché è conservato a Oxford, è del... Non si sa l'autore, non si sa nulla. No, è anonimo, da un manoscritto del XII, forse XIII secolo, e parla del drago anche a lui, e qui riprende un po' di più Plinio.
e dice: il drago è il più grande di tutti i serpenti che vivono sulla terra. I greci lo chiamano Dracon, da cui deriva il latino Draco. Spesso si allontana dalle grotte per portarsi nell'aria. Come? Non ce lo dice. Aveva le ali, non aveva le ali. L'aria si agita. I serpenti in realtà vi è dimostrato che sanno compiere dei piccoli balzi per attaccare le prede. Quindi magari hanno ingigantito anche questo aspetto dei serpenti. Esattamente. E inoltre ha una cresta, una bocca piccola, strette canne attraverso cui respira e tira fuori la lingua, come i serpenti ovviamente. La sua forza poi non è nei denti, ma nella coda, e non fa male con i colpi, ma con i morsi. Non è velenoso, ma dicono che per dare la morte non ha bisogno di veleno, perché se stritola qualcuno, lo uccide. Non si salva nemmeno l'elefante, nonostante la mole del suo corpo. Il drago, infatti, si appiattisce vicino ai sentieri, solitamente frequentati dagli elefanti, e si avvinghia con le spine alle loro zampe, e li uccide per soffocamento. Vive in Etiopia e in India, dove fa sempre caldo. Quindi è un serpente dei luoghi caldi che si avvinghia intorno agli elefanti, sulle zampe, fondamentalmente, e li stritola. E se il signor Giacomo ha un po' di immagini, se fa vedere le immagini, prendi una, cioè quella degli elefanti, te ne ho messe tre, metti quella che vuoi, tanto ho anche tutte e tre. Metto la prima perché è abbastanza suggestiva. Faccio un attimo lo share screen, un secondo. Ok. E eccoci qua. Guardate un po' che roba col video con il leggero delay. Oh, ok. Sto vedendo adesso che ho ancora il simbolo di caricamento io, però credo, tanto ce l'ho qua sul libro l'immagine. Ecco. Questa immagine qua, che vi dico anche da che manoscritto è tratta, è un'immagine miniata del vestiario di Aberdeen, osservato all'Università di Aberdeen, attualmente, mostra l'esempio di come colui che ha miniato, ha dipinto questo bestiario, mostra il drago. Il drago, vi farei notare che uno è allungato, serpentiforme, è tipo un boco scritto, dice Raccoon, è vero. Siamo in ambiente cristiano, quindi notate che il drago inizia ad assumere i connotati di tutte le creature malvagie. Se guardate la bocca, una bocca demoniaca, sembra quasi un lupo, una creatura pericolosa. Ha le ali perché? Perché sappiamo che nell'Apocalisse, se avete controllate, il drago che rappresenta Satana, che viene chiamato proprio Dracon anche lì, vola. Siamo in ambiente cristiano, quindi questo probabilmente è anche il motivo per cui a un certo punto si inizia a tenere le ali sui draghi, perché rappresentano, oltre il serpentone dei miti classici e della storia naturale degli studiosi antichi, iniziano a presentare anche Satana, e quindi come al solito si tende a negativizzare animali potenzialmente pericolosi, quindi pronto? Mi sente? Esattamente. Sì, ti sento. Ok, aspetta un secondo che ti sento un po' in ritardo, prova a uscire e rientrare un attimo così vediamo se ci coordiniamo di nuovo, a volte succede, a volte StreamYard fa così. Ok, così adesso lo riammetto un attimo, a volte sapete, lo abbiamo già visto anche col signor Filippo altro quando StreamYard crea distorsioni spazio-temporali con le live e tutto, però tranquilli, adesso ce la facciamo, non vi preoccupate. Comunque, effettivamente, come dicevamo, non è esattamente l'immaginario tipico che uno associa ai draghi. Un bel serpentone così, certo, questa immagine che abbiamo visto adesso richiamava l'iconografia cristiana, perché comunque risale a quell'epoca lì. Però è interessante vedere da cosa sia derivata. Cioè, ad esempio, mai avrei detto che era derivata da cose del genere, da quali animali era derivata la figura del drago. Però effettivamente, ripensando anche alle varie versioni, come nasceva la parola,
direi che ci poteva stare. Aspettiamo ancora un attimo. Signor Dan, insomma, il drago di Pino è un boa constrictor. Praticamente sì. O anche un'anaconda, anche se quelle sono in America e all'epoca non erano conosciuti, essendo dei serpenti. Dei serpenti che non facevano parte di quella zona del mondo. No, quando mi ha raccontato l'episodio dell'elefante, non ci volevo credere. Ecco qua. Ci sono? Mi risentite un po' meglio? Sì, adesso sì, un po' meglio ti risentiamo. Tu ci senti, ci vedi? Sì, ti vedo sempre con un po' di delay, ma mi sa che è un po' la mia connessione. Temo che sia un po' la mia connessione che è un po' ballerina. Come al solito, se sei di casa qua, le connessioni danno sempre un po' di problemi. Comunque, vediamo di continuare finché riusciamo a reggere. Dai, non ti preoccupare. Quindi il drago nelle rappresentazioni dei bestiari, piano piano, adesso io ne ho lette due, però ce ne sono, ogni bestiario rappresenta tra i serpenti sempre un drago, e nei disegni avete draghi alati, grossi pitoni, e anche a volte, però in altri manoscritti, cose un po' più strane, perché col fatto che il drago inizia a rappresentare piano piano un insieme di caratteristiche, di qualcosa di demoniaco, di orrendo, di satanico, quindi unisce i tratti degli animali pericolosi, Certo, molto è spesso pericoloso, allora è figlio di Satana. Semplificavano tutto così. molto spesso, se guardate anche da voi, se cercate, che ne so, i dipinti di Paolo Uccello del 400 che con San Giorgio che uccide il drago, li ho mandati anche a Giacomo se vuole, i draghi iniziano ad assumere un sacco di forme, sono quasi dei grifoni con delle ali a volte hanno la coda serpentiforme, ce ne sono di tutti i tipi, le fogge, le dimensioni, di tutti i colori. Provo a far vedere il disegno adesso ancora con lo share screen. Ok. Prova. Eccolo qua. Niente male, no? Come disegno. Guardate il muso, è tutto tranne che quello che noi ci immaginiamo un drago come Sì, faccia. Cioè, questo è una. forse è già un po' più simile, però sembra più un lupo, un cane rabbioso, direi. Sì, anche E questo no. questo lo si vede più di profilo, però effettivamente sì. Esatto. E anche la quantità di arti varia come la quantità di teste, come la lunghezza della coda, come le ali, a volte ci sono, a volte non ci sono, il veleno. Poi vedremo anche il fuoco, perché il fuoco inizia ad apparire di sicuro quando, probabilmente per due motivi. Uno perché viene associato a luoghi caldi, ovviamente abbiamo detto che per Plinio e per i bestiari il drago è africano o etiope, quindi ha dei luoghi molto caldi in Medio Oriente, e Pensavo, può incendia l'aria. essere magari riferito anche, mi viene in mente appunto Scipione, magari nelle campagne Scipione aveva raccontato qualcosa, qualche animale del genere, visto che appunto era stato lì in quei luoghi, può essere? Può essere un mercanti, gente che viaggiava, può essere tanti, tanti le ispirazioni. E a volte quindi può sputare veleno, a volte fuoco, a volte stritola soltanto. Poi lo vediamo anche qualcosa nel mito nordico che è ancora più particolare, ha cose ancora più particolari, ma lì vedremo è un serpentone. A volte vedo che Raccoon dice hanno tutte e due zampe, in realtà ci sono alcuni test dove iniziano ad apparire draghi a quattro zampe, anche con sei ali a volte, delle cose assurde, Abbondavano, insomma, abbondavano. visto che è un demone, figlio del demonio, tendiamo ad esagerarlo il più possibile, no? E a volte, Giacomo fa vedere l'immagine di Santa Margherita e del drago. Ah, sì, Se ce ne sono l'automobile. due, puoi fare vedere tutte e due se vuoi. Ma Vedete inizierei che sono anche dall'automobile, da due quello che immagini. ha pestato una schifezza. Aspetta un attimo.
Con i varan di Comodo rispondo a Danny, ne dubito, perché dubito che nel Medioevo e prima sapessero dove era, dove trovare un varano di Comodo. Di sicuro magari con delle lucertole, però se guardate questa immagine dal fondo di un manoscritto, è Santa Margherita che nella leggenda esce, viene inghiottita da un drago, una leggenda un po' particolare di questa santa che sconfigge il drago, simbolo del demonio, eccetera. Vi farei notare come è disegnato il drago. Sì, ma sembra un'automobile dei Flintstone a forma di drago, perché lei esce fuori, sembra lì così, un drago che imbocca uno straccio, abbastanza alle orecchie da coniglio, come dicevamo. Io sfido chiunque a dire che quello è un drago. Vi assicuro che se qualcuno conosce la leggenda di Santa Margherita, sa che quello è un drago. Sembra più il bianconiglio con dei problemi, ma è probabilmente come questo miniatore vedeva la creatura, fondamentalmente. Sembra un incrocio tra un serpente peloso, un canguro, un coniglio e un altro animale che al momento mi sfugge. E se Giacomo mostri il non riesco a pronunciare l'inglese, Macclesfield Psalter, questo qua c'è, esatto, questa da un libro di salmi circa di metà 300 che è conservato in Inghilterra, c'è un leone o un felino, secondo me potrebbe essere anche una pantera, per un motivo che poi vi dico, che affronta un drago. Tra l'altro è bianco, okay. Sembra sbiancato dalla paura, sembra terrorizzato di fronte a sta bestia. E che vi faccio notare che questo miniatore, come ha dipinto il drago, questa bestia che chiaramente aveva in mente qualcosa di demoniaco, di satanico. Notate che anche le ali iniziano a somigliare per i pipistrelli, perché probabilmente nella mentalità il pipistrello creatura della notte, creatura del buio, quindi simbolo dell'oscurità, del diavolo, dell'angelo. Però ha le zampe da pollo e ancora le orecchie da coniglio. E questi sono solo alcuni, e se andate a cercare su internet una serie di immagini di medievali, antiche, di draghi, vedrete che ci sono di tutti i tipi, ci sono draghi che assomigliano a grifoni, draghi di questo tipo, draghi pelosi, draghi serpentiformi. Insomma, diciamo che dal Medioevo in poi si sono lasciati andare con la fantasia, si sono allontanati da quella che era la descrizione del serpente, sì, magari più grosso, ma più terra-terra, la fantasia proprio dilagava nel Medioevo, nella rappresentazione dei draghi. Esatto, esattamente. E nei bestiari, anche lì, la fantasia era assurda. Io vi ho letto la parte del drago che ha paura dell'uomo nudo, ma c'è, per esempio, il drago, oltre che andare a caccia di elefanti e fargli lo sgambetto, a strappargli le zampe o infilare la testa nella proboscide, come diceva Plinio, nei bestiari medievali, il drago è anche un nemico per eccellenza della pantera. La pantera nel bestiario medievale è uno dei simboli di Cristo, perché aveva un potere particolare e il drago la temeva. La pantera nei bestiari medievali emana, alcuni dicono dal fiato, alcuni dicono dal corpo, un profumo particolare capace di attirare tutti gli animali a sé, tutti. Le creature sono inebriate da questo profumo della pantera. Quindi a questo punto vorrei solo dire due cose alla chat. Primo, che le case produttrici di dentifricio dovrebbero considerare il fatto di usare una pantera come testimonial per il loro prossimo dentifricio, perché è un'idea da non sottovalutare, potrebbe essere molto interessante. E secondo, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità se un giorno volete andare ad annusare l'alito ad una pantera. Andate incontro alle conseguenze a testa alta, ma noi ci dissociamo da qualsiasi responsabilità.
Sto scherzando, ovviamente. E quindi la pantera attirava gli animali come Cristo attira gli uomini alla salvezza, tutti gli uomini, quindi è simbolo di Cristo. Il drago, il serpente malvagio, è simbolo di Satana, quindi il drago odia la pantera e la pantera uccide i draghi, perché uno è simbolo di Cristo e uno è simbolo del male. Nel bestiario medievale c'è questa sempre dicotomia. Che poi è strano anche come la pantera, che appunto ha la pelliccia nera, quindi un colore che di solito è associato alla notte, alla, a cose maligne, sia invece diventata un simbolo positivo religioso, cioè che la pantera sia diventata un simbolo addirittura di Cristo. È particolare come cosa. Quindi c'era nero e nero e anche per i medievali, insomma, dipendeva sempre. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa che vi dico, se guardate un po' di immagini a caso nei bestiari, di miniature che trovate su... magari anche su internet, se qualcuno prende questo libro sui bestiari, davanti c'è un'intera sezione di iconografia di vari animali, ci sono i colori che vanno dai leoni blu alle pantere verdi, ai leopardi rossi maculati di bianco, tutti i colori. Scusa, devo usare la citazione, ma che cazzo di animali vedi? Ma ovviamente perché nel bestiario doveva essere colorato, sai, erano libri per persone ricche che se li potevano permettere. I libri costavano, ovviamente, erano tutti a mano, sapete, nel Medioevo costavano veramente l'ira di Dio, quei pochi che ovviamente c'erano. La povera gente non è che potesse permettersi di leggere, infatti l'analfabetismo dilagava come se piovesse. Assolutamente, e in più, tanto questa è più una curiosità, questa l'ha detto anche il grande, sempre si è lodato professor Barbero in una delle sue lezioni, che Carlo Magno a un certo punto decise di far produrre la Bibbia in serie, e la Bibbia in serie all'epoca di Carlo Magno, fatta da un unico monastero con tutti i monaci a lavorare alla Bibbia, voleva dire due copie l'anno, cioè sei mesi a copia ci mettevano. Quindi, quindi è interessante, quindi i libri costavano. Oppure un'altra cosa che nei bestiari trovate sui draghi è che c'è un tipo particolare di drago, non viene mai detto quale, che va a caccia di colombe. Le colombe si appostano vanno appunto perché c'è questo drago che fa paura, su un grande albero, non viene mai detto che albero sia, e aspettano lì, e il drago ogni tanto gira intorno a quest'albero, prova a salirci, ma le colombe poi volano via quando lui ci sale, e quindi c'è anche questo astio tra colombe e drago. Probabilmente anche la metafora, perché appunto le colombe la colomba sono è simbolo anche dello Spirito Santo, c'è tutto questo ovviamente elenco. Insomma, con il Medioevo ci siamo andati ad allontanare dalla ricerca tangibile, si è iniziato a mitizzare un po' tutto, molto più che nell'epoca greco-latina. Quindi il primo passaggio del drago come figura dei racconti si ha nel Medioevo, anche se ancora molto diverso rispetto a come lo vediamo noi. Esattamente. Prima di passare a vedere anche a qualche leggenda, quelle nordiche magari, vediamo, visto che Sara aveva citato i serpenti della mitologia norrena, i mostri. Ce ne sono di draghetti, ne abbiamo affrontati un paio in God of War di draghi. Esattamente. Aggiungo anche un'altra cosa, già che per finire il discorso bestiari. Nei bestiari tra i serpenti, generalmente appena dopo il drago, viene inserito anche l'altro grande serpente, drago che Dio si voglia, dato che abbiamo capito che il drago è il serpente, il drago è un tipo particolare di serpente, ovvero il basilisco. Lo inserisco adesso, stiamo parlando dei bestiari, e vi assicuro che anche come i draghi, anche il basilisco, quello che ci immaginiamo noi da Harry Potter, non è esattamente il basilisco che ci tramandano i testi. Me l'ha spiegato un po' prima e sinceramente mi è crollato un mito, proprio tanto. Vi leggo, per esempio, sempre dal Bestiario di Oxford. Cosa dice il Bestiario di Oxford sul basilisco? Il basilisco. Il nome greco del basilisco si traduce in latino come regulus, piccolo re.
perché è il re dei serpenti. Al punto che quelli che lo vedono scappano perché se li fiuta li uccide. Infatti sopprime un uomo anche semplicemente guardandolo. Perché nessun uccello in volo passa indenne dal suo sguardo, ma per quanto lontano viene bruciato e poi divorato dalla sua bocca. Quindi fino a qua lo sguardo assassino del basilisco c'è già, anche nel Medioevo. Però viene vinto, viene a... sì, no, anche il testo latino sono andato a controllare la parola Scusate, già vinto. rido perché so già cosa sta per arrivare. Viene vinto dalla donnola. Gli uomini le fanno entrare, le donnole, nelle grotte dove i basilischi si nascondono. E così, quando un basilisco la vede, scappa. La donnola lo insegue e lo uccide. Infatti, il creatore dell'universo non ha fatto nulla che non abbia un rimedio. Se Dio mette un mostro, ci mette anche il rimedio, ovviamente. Inoltre, è lungo mezzo piede e ha delle strisce e macchie bianche il basilisco. Quindi, mezzo piede, il basilisco è lungo sui 30 centimetri e viene cacciato dalle donnole. Cioè, quindi ci stai dicendo, Dario, che il basilisco è poco più di un lombrico molto grasso che viene ucciso da dei parenti dei furetti, dalle donnole, da un mammifero di piccole dimensioni. E non solo questo, alcuni bestiari aggiungono anche che lo sguardo del basilisco uccide se lui ti vede per primo. Quindi, chi andava a caccia dei basilischi, se si copriva con un sacco o qualcosa, il basilisco non poteva vederlo, ma lui poteva vedere il basilisco e quindi poteva ucciderlo. Ci Che senso ha sta roba? Che sono i trucchi per se... andare a caccia dei basilischi. Infatti il Basso Lazio è tutto un basilisco proprio, semicitazione a Boris, il Basso Lazio è tutto un pastorello. Poi alcuni bestiari ci aggiungono, per esempio, Brunetto Latini, maestro di Dante, nel Tresor, che è anche un bestiario, ci dice che ha una grandezza di mezzo piede, ha le macchie bianche, aggiungi che ha la cresta di un gallo e procede con metà del corpo in alto e metà dietro strisciando. Quindi Ce l'ha in adesso a me... giro così. Cos'è? Esattamente. Io tra l'altro qui avrei una teoria. Se il basilisco, se Brunetto, a meno che Brunetto non si sia inventata questa cosa, l'abbia trovata magari in qualche testo più antico, magari il basilisco che uccide, va avanti così, si alza così, a me fa venire in mente il cobra. Magari che qualcuno avesse inteso, intendesse il Dico, cobra dice che come ha, dice che ha elemento. la cresta. In effetti il cobra ha le aperture O ai lati del magari viso. senza, esatto, magari senza andare agli altri, magari Brunetto Latini, lui aveva in mente il cobra quando parlava di basilisco, e viene sempre chiamato il re dei serpenti, e ci dice Brunetto Latini che è così pieno di veleno che risulta addirittura anche fuori coperto di veleno, è tutto velenoso, e la sua vista e il suo odore fanno corrompere l'aria, marcire gli alberi e uccidere gli uccelli in volo. Anche qui c'è Madonna. questa doppia teoria sui basilischi nel Medioevo, nei bestiari antichi. Alcuni dicono che uccide con lo sguardo, altri dici che puzza talmente tanto, fa talmente tanto schifo che muori dalla puzza e dallo schifo che ti fa il basilisco. C'è Anche questo questa ti fa doppia. crollare un mito. Cioè, vi immaginate il finale di Harry Potter con un lombrico di 30 centimetri che puzza da far schifo? Non sarebbe stato uguale come resa scenica. Tanto ci chiedono quante rappresentazioni del basilisco esistono. L'ho visto, infatti stavo dicendo, viene visto si forma il serpente di cello e di mezzo drago. Allora, le forme, quelle un po' più ibride, mezzo pollo, sono più tardi generalmente del Medioevo, dove partono verso l'umanesimo rinascimento e vanno in avanti, quelle forme un po' più complesse, un po' simil coccatrice, anche la differenza tra basilisco e coccatrice. La coccatrice come termine, che è quell'altra specie di gallo che ti pietrifica, appare nel 600, quindi magari era un altro nome derivato dal basilisco, chi lo sa. Però sono già immagini un po' più tarde rispetto a quelle medievali. E quindi, ecco, scusate, e volevo anche dirvi, probabilmente
L'altra cosa che viene ormai detta nel folklore sui basilischi, ovvero che nascono da un uovo deposto da un gallo, covato poi da un rospo o da una vipera per 30 giorni, quello non ho trovato purtroppo il testo, che sembra che il primo che abbia dato questa informazione sia Beda il Venerabile, un monaco dell'Alto Medioevo, famoso per aver scritto una delle prime cronache sulla storia dell'Inghilterra nell'Alto Medioevo. Lui era anche uno scienziato, lui è uno dei primi che dice, no, uno dei primi, è uno di quelli che ci testimonia che nel Medioevo sapevano che la Terra era tonda, tra l'altro, e ci dice che il basilisco sembra nasca in questo modo, però non ho potuto cercare. La tieni su un uovo, un rospo, una vipera, l'attacchi con lo scotch per non farlo mai andare via? Non lo so, come puoi essere? Vabbè. Ma andiamo, puoi anche andare prima, come, perché il gallo dovrebbe deporre un uovo? Effettivamente, dice. Sì, probabilmente si sono un po' lasciati andare con l'interpretazione fantasiosa. Qui stiamo sfociando nel fantasy medievale più puro, quando ormai la fantasia aveva preso il sopravvento. Esattamente, è vero, in D&D se qualcuno ama Dungeons & Dragons, il basilisco è un lucertolone a sei zampe, proprio perché probabilmente nel mondo antico, a parte il fatto che fosse un serpente / lucertola, a volte simile al coccodrillo, anche ci sono immagini che rappresentano quasi come un coccodrillo allungato, tutti animali che loro conoscevano, non era una rappresentazione chiara, era qualcosa che veniva da lontano, un essere particolare, e quindi... Comunque questo si collega in un certo... Sento il mio ritorno audio. Com'è possibile? Non lo so. Adesso no, adesso non lo sento più. Ok, non lo so, le magie di StreamYard. Questo si collega, solo un'anticipazione di un argomento che tratteremo in futuro su altri aspetti, perché comunque appunto c'è già stato chi l'ha fatto. Il fatto che nel Medioevo non è che erano tutti tristi, tutti depressi, tutti così. Come potete vedere volavano alto con la fantasia nel Medioevo. Era il periodo d'oro delle fanfiction, il Medioevo, mamma in un certo mia. Senso. Mamma mia, adesso poi vi leggo anche qualcosa di una fanfiction. Ho visto due domande. Una dice, Danny, queste leggende possono nascere anche da interpretazioni errate di scritti antichi? Può essere, più che da interpretazioni errate degli scritti, che se vai a controllarli sono molto 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 vaghi, più che altro il mondo medievale, anche il mondo antico, erano basati sull'oralità. Quindi io immagino che più o meno tutti abbiate giocato una volta nella vita al telefono senza fili. Avete presente quando uno diceva una parola cosa arrivava alla fine della catena? Pensate la storia di un animale che ti racconta il tuo bisnonno, il tuo pronipote ha già un'altra cosa in testa rispetto al tuo bisnonno. È quello che dicevamo prima anche dell'origine proprio della creatura nella letteratura. Qualcuno ha visto un semplice serpente più grosso, è diventato questo, la cosa si è ingigantita, storpiata, alla fine... È quello che tocca tutte le storie e di qualsiasi tipo siano e qualunque siano i protagonisti. In questo caso il drago, quindi sì. Esatto. E poi notate, il drago spesso è rappresentato su due zampe e su due ali, quello che noi chiameremmo viverna. Nell'araldica spesso è così. E nel dizionario di Oxford del lessico inglese del 700 appare per la prima volta, la prima attestazione di cui sono a conoscenza, il termine viverna, wyvern, per indicare lo stemma araldico, il drago a due ali sullo stemma araldico, che secondo una teoria di etimologica, non si è certi, potrebbe derivare dal latino viper, quindi da vipera. Quindi anch'esso una tipologia particolare, si torna sempre lì fondamentalmente.
quello che chiedeva prima, non mi ricordo se era Chiara o Sara sui dinosauri, credo che i dinosauri abbiano fatto la nostra immagine di Draghi, almeno contribuito alla nostra immagine di Draghi più di quella degli antichi. Quando negli ultimi secoli sono state trovate le ossa dei dinosauri, le prime ricostruzioni in Inghilterra, mi viene in mente il professor Owen del Museo di Storia Naturale con le sue ricostruzioni, magari qualcuno potrebbe aver iniziato a pensare, ma non è che i draghi antichi se li immaginavano questi mostri perché hanno trovato ossa di dinosauro? Secondo me quello è stato un po' un errore degli autori dell'Ottocento, perché andando a leggere come i testi originali chiaramente non avevano in mente i lucertoloni, mi sembra abbastanza evidente. Però noi li abbiamo in mente perché probabilmente fin da quando abbiamo trovato i dinosauri gli artisti sono stati ispirati, hanno iniziato a attribuire questa nuova ispirazione loro anche al mondo antico, e il drago, c'è stato un po' questo cortocircuito, questa è più una mia teoria, ammetto, questo cortocircuito culturale tra dinosauri, draghi, lucertoloni, e siamo arrivati ai nostri. È anche vero che all'epoca non avevano le conoscenze di oggi, si stava appena iniziando a scoprire certe cose, quindi magari si faceva appello a cose del passato, quindi è inevitabile fare dei mischioni. Quando si scopre qualcosa di nuovo che non hai idea di che cosa sia, ti rivolgi a chi è venuto prima di te e speri abbia la soluzione. A volte ci azzecchi, altre volte fai un minestrone di roba che metà basta. Esatto. E poi il fuoco probabilmente appare come simbolo satanico, cioè del diavolo, delle fiamme, dell'inferno, credo. Ma i draghi che sputano fuoco, che viene detto esplicitamente che sputano fuoco, sono pochi. E qui, parlando del fuoco, farei il primo collegamento, salto sulla mitologia germanica che qualcuno chiedeva, nella mitologia germanica ci sono i draghi che sputano fuoco. Il drago di Beowulf viene detto esplicitamente, non viene praticamente descritto neanche lui, però viene detto esplicitamente che è un fire drake, uno serpente di fuoco letteralmente. Non è detto che lo sputi, però un serpente di fuoco in fiamme con le ali e che ha i tesori e conserva tesori. Quindi ovviamente il drago nel fantasy deriva molto dalla mitologia, grazie a Tolkien. Può essere che la questione del drago sputa fuoco era anche per il fatto, non so, ipotizzo, magari alcune tipologie di questi serpenti spruzzavano un veleno, una sostanza infiammabile, magari per cercare di allontanarli col fuoco gli partiva una fiammata ancora più potente, quindi sputa fuoco, in realtà sputava liquido infiammabile, una roba del genere. Può essere, qui dobbiamo un po' speculare ovviamente, perché i testi antichi sono vaghi e quindi non ci dicono come mai, però mostri quell'immagine runica, Giacomo, vediamo che comunque... Ramsund Carving, quella lì. Sì, esatto, la stele di Ramsund. Questa è una rappresentazione, adesso quando Giacomo ve la mostra. Scusate, intanto bevo, scusate un secondo. Eccola qua, perfetto. Ecco, se vedete questa immagine, questa risale circa l'anno 1000, è il mito di Draghi più famoso del mondo norreno, del mondo germanico anzi, è Sigurd che uccide il drago Fafnir, quello che i tedeschi chiamano Sivrit nel tedesco antico e Wagner nella sua opera Sigfrido. Qui è rappresentata l'uccisione del drago, tutta la storia in realtà di Sigurd che uccide il drago Fafnir, e mi sembra chiaro che da come è rappresentato il drago con Sigurd che lo pugnala da sotto come nel mito, non è esattamente quello che ci immaginiamo noi. Infatti io non so se sapete... È un serpentone di 6 metri. Non so se sapete la storia di Sigurd del drago Fafnir, come ci viene detta nell'Edda, che è la prima fonte di mitologia norrena, e nella saga dei Volsunghi, sempre medievale norrena, che racconta la versione un po' più organizzata.
cosa ci racconta la storia? Che è una storia molto lunga, adesso non la faccio tutta, magari una volta parliamo di mitologia nordica. Quando trattiamo i miti norreni probabilmente saranno anche più puntate, perché farlo in una sola puntata con tutta la roba di cui c'è da parlare, probabilmente in ogni puntata tratteremo uno o più miti o uno o più divinità o figure, giusto? Esatto. Per spantegare gli argomenti. Fafnir è in religione è un drago, è una persona barra un nano, ha un anello maledetto, ha un tesoro maledetto. La sto semplificando molto, per chi conosce la storia sa che è molto più complessa e molto più difficile, però voglio arrivare un attimo alla parte del drago, quindi la sto molto restringendo, banalizzando anche. Diventa un drago col suo tesoro, e il fratellino di Fafnir, Regin, che è un grandissimo fabbro, è anche il tutore del grande eroe Sigurd. E a un certo punto gli dice: senti, non è che vai a togliere di mezzo, sto banalizzando sempre, però per farvi capire, il mio fratello che è un drago, che ha un tesoro ricchissimo, il tesoro dei Volsunghi, o dei Nibelunghi, se preferite il termine più famoso. E come fa Sigurd a uccidere il drago Fafnir? Innanzitutto va a trovare la caverna dove il drago vive, e che è su una spelonca, dove sotto c'è un fiume dove il drago va ad abbeverarsi, e ci dice sia la saga che l'Edda che ci va strisciando sull'erba, il drago Fafnir. Quindi niente ali, niente zampe, ma striscia, quindi torniamo ai serpenti. C'è un dialogo tra lui, tra Sigurd e Reni, e il fabbro Regin, che gli dice: Sigurd, ma non mi avevi detto che era un drago normale, di dimensione normale? Invece lui dice sì, per me è normale, minchia, è un drago gigante, è un serpente gigante. Immagino il povero Sigurd che ritorna così: ma mi avevi detto che era piccolo? E Sigurd, che è imparentato con un Odino, ha l'intervento divino per chi ama Dungeons and Dragons, c'è Odino che gli appare travestito da se stesso, perché Odino va in giro travestito da se stesso e nessuno lo riconosce, e gli dice: ti do un'idea, scava delle fosse sotto il drago, così quando lui ti striscia sopra tu da sotto lo infilzi, però mettine più di una, perché Fafnir è velenoso, e quindi se tu fai una fossa sola tutte le notti cade addosso e ti ustiona, di conseguenza fai più fosse per far colare il sangue e il veleno di Fafnir. Sigurd si sdraia in un fosso, fa quello che gli ha detto Odino, e pugnala, uccide Fafnir. Ovviamente se qualcuno conosce Tolkien si rende conto che è la stessa fine che fa Glaurung ucciso sulla spada da Turin, è di stessa identica scena. Ma poi parleremo quando... Cioè, che Tolkien, praticamente, se qualcuno possedesse i diritti della mitologia norrena, avrebbe fatto causa alla famiglia Tolkien per milioni e milioni di dollari, perché Tolkien ha rubato tutto il rubabile dalla mitologia norrena, dai nomi alle situazioni, a personaggio, a creature, insomma ha fatto una rapina praticamente. Quindi Fafnir è un grosso serpente, infatti come diceva Sara, Sara vedo che ha fatto filologia germanica, io non l'ho mai fatta personalmente, ma la sto facendo adesso per gusto mio, molte cose le so già, le sto ripassando così per averla anche nel curriculum che ho dato l'esame, la sto facendo in statale. Fafnir viene definito, il termine norreno per definire i draghi è Ormr, quello che è Wyrm o Worm in inglese, da cui Worm in inglese moderno. Siamo sempre alla stessa parola, la stessa radice, drago, di queste cose qua. Verme, serpente, tutto insieme. Infatti, qual è il drago più famoso? Dato che il drago, vi ho detto, si dice Ormr in norreno, qual è il drago più famoso della mitologia norrena? Il Midgardsormr, il serpente di Midgard, il drago di Midgard, noto anche come Jormungander, che letteralmente Jormungander significa semplicemente mostro gigante, non è che essero le descrizioni del mondo antico. Come si chiama il mostro che circonda la Terra? Mostro gigante. Ok?
Questo è. Più ne approfondiamo di queste cose e ripensando anche a God of War, che in questo momento, allo stato attuale, forse è la cosa più vicina, cioè la cosa più norrena che ho, con cui abbia mai avuto a che fare, sia a livello di cultura pop che nel resto, nella mia vita, a quanta cura abbiano avuto nel reinterpretare le cose. Ma se vai a leggere o comunque vai a studiare le miti originali, cioè, sono solo reinterpretazioni, la base è quella, è impressionante il lavoro che hanno fatto su quel gioco, sulla trattazione dei miti. Io penso che no, non abbia uguali il God of War del 2018 in quanto a fedeltà al materiale di base pur reinterpretando. Penso sia un unicum. Raccoon, sì, è vero, c'è anche il termine Yordr, che ha la, Yordr, che ha la stessa probabilmente radice del Noreno. Sono ancora in fase di studio del Noreno antico, ho i testi, però lo sto ancora studiando con calma, dato che praticamente l'ho fatto da autodidatta fino a ieri. È vero, Yordr è anche la mamma di Thor, è la dea della terra, una Jotun. Anche lì poi si potrebbe fare una discussione strana sugli Jotun, gli elfi, i nani, eccetera. Ci sarà tanto. Chi ti dice che non la faremo? Chi ti dice che non la faremo? Però in realtà probabilmente la parola di il nome di Jormungandr è, siccome sono sicuro che sia significhi mostro enorme, probabilmente ha qualcosa di comune in radice, ma ha avuto un'altra trasformazione, un'altra evoluzione linguistica. Sì, Danny, sono rune, non c'entrano niente con la scena di qui ci ha rappresentato in vari punti la storia di Fafnir e di Sigurd che lo uccide, la tratteremo magari un'altra volta. Le rune sono semplicemente un'invocazione per la morte di un tizio, la moglie gli dedica questo disegno perché suo padre si chiama Sigurd, il padre di questa donna, e quindi probabilmente era un mito dei grandi eroi. Un tributo funerario questa immagine. Sì, esattamente. E molto spesso le immagini dei miti e le rune che ci sono scritte dentro non corrispondono, cioè dentro nelle rune potete trovare questa pietra è stata posata da Thorgberta, figlia di Bjorn, per dire, e nient'altro. Probabilmente erano soltanto leggende che tutti conoscevano, che amavano e volevano magari per fede, per gusto, volerle con la mitologia norrena, nonostante quello che possiamo pensare noi moderni, si ritorna al serpentone come immagine, dall'essere alato, c'è un passo indietro, se vogliamo, torniamo alla rappresentazione serpentesca. Esatto, alato, in realtà anche nella mitologia norrena ogni tanto c'è qualcosa di alato, perché, e qui Sara che ama mitologia norrena può aiutarmi anche lei, sa che io non ho ancora citato un terzo famoso drago importante per anche il Ragnarok, che è Nidhogg, il grande serpente che secondo la mitologia germanica striscia e rompe le radici dell'albero cosmico e alla fine del mondo lo farà crollare portando il cataclisma. Secondo i poemi dell'Edda, sembra di capire in realtà, perché non è così chiaro, i poemi dell'Edda, le fonti originali non sono mai così chiare, che Nidhogg... È un altro problema di cui dovremo parlare quando parleremo della mitologia norrena, di cui io e Dario abbiamo già discusso nelle nostre varie conversazioni. Forse la mitologia norrena è quella con le fonti più nebulose, quella che è molto più difficile trattare, proprio perché sia pochissimo, cioè, come perché, dicevamo, no? Esatto, l'ultima stanza della Völuspá, che è il primo poema dell'Edda poetica, dice che Nidhogg, il drago oscuro, sopravviverà a Ragnarok, come dire, il male, all'apocalisse sopravviveranno alcuni dei buoni, ma sopravviverà anche il male, non verrà distrutto completamente. E l'ultima strofa della Völuspá dice che Nidhogg arriverà volando nei cieli oscuri dopo l'apocalisse. Quindi Nidhogg è un serpente, rompe le radici dell'albero del mondo, però sembra avere le ali. Tanto saluto Chiara, che deve andare. Ciao Chiara, ciao. Ah, Joel, bel nomignolo. Grazie.
Esatto, Raccoon. Nidogr, il divoratore delle radici di Yggdrasil, esatto. E sembra avere le ali. Però le fonti sono poche. Ah, tra l'altro vi dico, per le fonti norrene, dato che vi ho dato un po' di testi, allora, in generale, i testi classici, tra le migliori edizioni, vi dico quelle della Burr o quelle della Mondadori generalmente, che hanno anche il testo a fronte. I bestiari vi ho letto un libro. Per la mitologia norrena, purtroppo io ho molti testi inglesi, perché ovviamente gran parte degli studiosi dei miti germanici sono del mondo germanico. Sei saltato per un attimo. Oh, scusate, dicevo, tra i miti germanici... Tanto chiedo ai mod di provvedere. Per i miti germanici, io ho i testi con traduzione inglese generalmente, dell'Edda poetica, che è la principale raccolta di poesie norrene, c'è l'edizione dell'Università di Oxford, che è molto buona, della professoressa Caroline Larrington. Sì, ciao Joel, sì, nonostante il nomignolo è un mio studente. Ah, è un tuo allievo? Ah, chiedo sì. Scusa. Nonostante il nomignolo è un mio allievo, ciao Joel, ciao. E poi, volendo, c'è anche questa bella edizione, sempre in inglese, ma questa non è il testo a fronte, del professor Crawford, che è uno studioso di mitologia e di lingua norrena, che ha anche un canale YouTube, uno studioso americano, se qualcuno volesse cercarlo, Jackson Crawford, ha delle un sacco di video affascinanti sul mondo norreno, i miti norreni, basati sui testi, le fonti, le saghe. Per il Beowulf ci sono tante edizioni, in Italia mi pare ce ne sia una buona della Einaudi, con anche il testo a fronte in antico inglese, oppure ce ne sono tanti ovviamente nel mondo anglosassone, traduzioni assolutamente sì, questo sì. Mi dissocio anch'io. Il problema dei ragazzi un po' giovani, direi. Quindi ci sono tante... Tutto bene, a posto Dario? Sì, scusa, mi sto impappinando. Ci sono tante edizioni inglesi, più che altro. E riprendendo sulle edizioni inglesi, Giacomo prima ha detto una parola interessantissima, che è fanfiction, le fanfiction medievali, e quindi... L'ho usata magari un po' a sproposito, ma è perché rendeva l'idea, più che altro, perché con la fantasia ci davano dentro in quel periodo, si inventavano parecchie cose. Volevo citarvi una cosa ancora sui draghi, sempre norrena. Nella più famosa di tutte le fanfiction, che è la saga di Ragnar Lothbrok. Ormai quella la conoscono anche i sassi, anche per via della serie TV Vikings, che ormai ha sdoganato la figura di Ragnar e tutto Ragnar, ciò che ne consegue. Esatto, Ragnar compare tanto nelle fonti, ci compare sia nella cronaca dei re danesi di Saxo Grammaticus, sia c'è una saga, la saga di Ragnar Lothbrok. Forse non tutti sapete che Lothbrok non è un cognome, perché nel mondo norreno, nel mondo medievale in generale, i cognomi quasi non c'erano. Lothbrok è un soprannome che significa letteralmente qualcosa come pantaloni ispidi, pantaloni di stracci, qualcosa di simile. E ha questo soprannome perché uccise un drago incontrò, diciamo, una sua avventura per salvare quella che sarà una delle sue donne, che era attorcigliato intorno alla casa di questa principessa,
mentre indossava questi pantaloni ispidi, questa veste ispida, che a quanto pare lo proteggeva dal veleno di questo drago. Drago che, secondo la fanfiction, appunto, era stato regalato in una piccola cesta a questa ragazza, perché era qualcosa di fantastico, era un drago che produceva oro, a quanto pare, era in questa cesta, proteggeva dell'oro, e piano piano... E poi c'è una cosa che vi volevo collegare dopo, che era anche una domanda che ci avevano fatto. Sì, e cresce, arriva a circondare la casa, Ragnar lo affronta con questi pantaloni ispidi, uccide questo serpentone e diventa per tutti Ragnar Lothbrok. Il professor Crawford, se vi interessa, trovate anche questa su, se masticate un po' l'inglese, anche su Amazon, ha tradotto sia la saga dei Volsunghi con anche la saga di Ragnar in questa piccola... Sono brevi, non è che insieme fanno un libretto del genere, non è tantissimo, quindi... Però ovviamente se cercate le fonti nordiche, forse è meglio andare sul... il mondo anglosassone, che ovviamente il mondo germanico li studia molto di più di quanto li studiamo da noi, fondamentalmente. Chiaramente una cosa che hai citato, tra l'altro, in questo momento, intanto chiedo se tutto a posto, va bene, ti senti bene, tutto a posto? Sì, assolutamente. Ogni tanto ti vedo un po' con della lag, ma è la connessione. Devo cercare di aspettare se ci sono domande, ogni tanto mi blocco per capire se ci sono domande, qualcosa. Tra tutti e due, con le connessioni, qui facciamo festa proprio, ma la tecnologia è quello che è. Allora... Volevo chiederti una domanda che ci avevano fatto anche prima, che tu hai citato come elemento anche qua: i draghi e l'oro. Da dove deriva questa unione di questi due, di questa creatura e di questo metallo di cui sembrano ossessionati? Che radici ha questa cosa? Bella domanda, nel senso che in realtà non saprei neanche che risposta dare, perché il drago con l'oro io lo associo particolarmente alla mitologia germanica, quindi potrei provare a buttare lì che forse sia proprio, come dice Raccoon, sia l'idea di Fafnir. Fafnir è legato all'oro dei Volsunghi, l'oro dei Nibelunghi, l'oro maledetto. Io non vorrei che derivi da qui l'idea del drago e dell'oro. Perché anche il Beowulf è germanico, certo il Beowulf è in area anglosassone, il Veulf è in un mondo cristianizzato, le saghe norrene ci pervengono, è un discorso complicato anche lì, però vabbè. Semplicemente dalle basi delle tue conoscenze, quello che sai tu, semplicemente, le tue eventuali teorie. Secondo me è proprio qualcosa di germanico, secondo me proprio, potrebbe essere, come dice Raccoon, il mito di Fafnir, perché è il primo che dà una correlazione, secondo me, esplicita tra drago e oro maledetto, che trasforma Fafnir in drago addirittura. Quindi, secondo me, potrebbe essere esattamente quello, il drago e l'oro. Oppure, un'altra possibilità, dato che l'oro minerale, l'oro si trova sottoterra e nei bestiari antichi, una cosa su cui tutti puntano che il drago fa tane sottoterra perché è un serpente, magari fosse associato al mondo sotterraneo, e quindi, come tutti i minerali, il mondo sotterraneo. Potrebbe essere. Sono teorie, non saprei darvi una risposta definitiva, ma non penso che nessuno riesca a darmi una risposta definitiva, però se qualcuno ha idee o conoscenze maggiori, assolutamente le dica. Cioè, in fondo è uno scambio questo, non siamo, esatto. Io spero di non stare annoiandovi e di non... magari di fare confusione un po', sì, perché il mondo antico è confuso, quindi è bello fare un po' di confusione parlando di queste cose. Annoiare non credo proprio. Confermate al signor Dario che non annoia, perché spiega molto bene, anzi lo ringrazio perché ci sta venendo confermate, se volete confermate, ma credo proprio di no. Ah, ecco, anche Raccoon dice giustamente, i draghi greci facevano spesso la guardia ai tesori. È vero, molto spesso più che oro erano tesori, letteralmente un po' di tutto. Poteva essere le mele sacre del giardino delle Esperidi, il vello
d'oro, è vero, vello d'oro, ma era un vello, non era esattamente l'oro come intendiamo noi le monete di Smaug o di Fafnir. Quindi è vero, potrebbe essere anche ancora qualcosa ancora di più ancestrale, eh? Il drago nel senso come mostro gigante messo a guardia di qualcosa di prezioso. L'ostacolo da vincere, il boss finale da sconfiggere prima della ricompensa suprema, quindi da semplici protettori di queste cose magari ne diventano ossessionati anche. Può essere. Racconta la storia, queste cose qua. Vedo la frase che dice Sara: nelle mappe antiche mettevano Ixunt Dracones, è vero, non solo, mettevano anche Ixunt Leones per dire nelle mappe antiche, quindi tutte le cose un po' esotiche nelle mappe antiche. C'è anche la frase di Sara, mi fa venire in mente quella dei libri di Harry Potter, non svegliare il drago che dorme, quella che c'era sulle coste delle copertine dei esatto. vari Harry Potter. Ah, ecco, tocchiamo, già che mi hai fatto venire in mente una cosa, tocchiamo anche questo. Se ci pensate, se andate, vedremo quando faremo la mitologia germanica, magari vedremo un po' meglio la leggenda di Beowulf, ma anche la leggenda di Sigurd e Fafnir. Se ci pensate, non è mai il drago che attacca per primo. Il drago si difende. Il drago in Beowulf inizia a distruggere quando uno schiavo ruba un pezzo del suo tesoro. Si nasconde tra la caverna e ruba qualcosa. Mi ricorda anche a me qualcosa anche qui, che fa svegliare il drago che inizia a distruggere col fuoco perché gli ruba qualcosa dalla sua cava nella montagna. Mi ricorda qualcosina vagamente, però vabbè. Sento le denunce per plagio che fiocano, il copyright che ti impinna. Però il drago di Beowulf viene istigato. Il drago Fafnir sta andando a bere al fiume e uno lo colpisce da sotto. Thor e Jormungandr, una delle prime lotte è perché Thor va a pescare, lo prende all'amo, lo inizia a tirare su e da quel momento si odiano perché lo stava pescando. Insomma, i draghi sono delle vittime incomprese. Nella maggior parte delle storie i draghi vengono rotti i coglioni, praticamente. Nelle storie antiche, molto spesso, se notate, il drago è lì, che fa il suo dovere, sta a casa sua, fa la guardia, quello che deve, e qualcuno va e rompe. Che sia il dio Apollo che vuole farsi il tempio, che sia Giasone che vuole prendere il bello d'oro, che sia Sigurd che vuole il tesoro maledetto. Fa venire in mente, sai cosa, questa roba qua? Non so se hai presente la saga di Topolino e la spada di ghiaccio, no? Quella lì. Sì. La seconda storia, quella del torneo dell'Argar, una delle prove che Pippo deve fare è andare ad affrontare il drago Zibibbo per prendergli le orecchie. E alla fine c'è questo scambio dove il drago Zibibbo dice: senti, mi sono rotto le balle, io emigro. Ormai agli avventurieri do delle orecchie finte per dimostrare che hanno superato la prova. E se ne va perché c'ha due palle così di farsi rompere i cojones da tutti gli avventurieri che vengono lì a fare la prova di coraggio. Effettivamente, ora che ci penso. È vero, cioè se ci pensate, sì, ci sono draghi, ovviamente l'immagine demoniaca, il drago dell'Apocalisse di San Giovanni, il drago con le sette teste, le corone, il drago dell'Apocalisse, tra l'altro mi ero segnato ed è scritto, è ancora più strano di tutti gli altri draghi messi insieme, è il drago che rappresenta Satana nell'Apocalisse. Lì hanno concentrato tutto il male nella figura, è chiaro che siano andati a prendere un po' la mano. Dice l'Apocalisse che il drago è un grosso dragone rosso vivo con sette teste e 10 corna e sulle teste sette corone, sette diademi. Quindi è ancora più strano, più mischiato. E mentre vola trascina giù le stelle dal cielo, un terzo delle stelle del cielo con la coda. Si sono fatti prendere la mano, hanno fatto vedere poi a chi l'ha scritto al redattore, ma veramente sta roba qua secondo me è un po' esagerato. Ma no, è figo, ma non vedi che bello che è questa immagine evocativa, è bello, esageriamo. Dice, vabbè, io te lo pubblico, ma non mi prendo la responsabilità.
Aveva curato oro i danni degli altri, dice, sto guardando un po' le domande, è vero, però Fafnir in realtà aveva, diciamo che all'origine dell'oro, del tesoro maledetto di Fafnir c'era, guarda caso, Loki. Vabbè, però è un discorso complicato. Il drago di Beowulf in realtà non viene detto esattamente dove abbia preso l'oro. Certo, l'accumula, possiamo immaginare rubandolo, è un drago, per carità, è sempre un mondo cristiano, un simbolo malvagio, tutto quello che volete, ma in realtà prima che gli rubino il tesoro non fa niente, non attacca, non distrugge. Insomma, lasciate in pace i draghi, si fanno i cazzi propri e basta rompergli le palle. Oh. Sì, esatto, Sara, 10 corna, 7 teste, 10 corna il drago dell'Apocalisse, sì. E quindi sono questi i draghi, rispetto a quelli che abbiamo in mente noi, sono molto più vari, molto più strani e pericolosissimi, certamente, ma in realtà non sono così, alla fine, non sono i draghi cromatici di D&D, crudeli e feroci, e basta, cioè nei miti ti attaccano se prima vai a romperli. Lì anche, e qui mi collegherei poi a quella che è la tranche finale, diciamo, tu hai parlato di D&D che è comunque una versione un po' più moderna dei draghi, arriviamo alla storia più o meno contemporanea, come si è arrivati alla visione dei draghi che poi ha usato Tolkien nelle sue opere e che abbiamo ancora oggi, come siamo arrivati a questi bestioni. Ma secondo me, l'abbiamo citato anche prima, cioè secondo me un po' è stata il ritrovamento dei dinosauri che ha influenzato l'immaginazione, mischiati con la rappresentazione appunto di quello che la gente sapeva, perché ricordiamoci molte delle cose, cioè i bestiari fondamentalmente che ci parlano dei draghi, chi li legge? Io? E quanti altri, diciamo, i bestiari antichi gli appassionati che vanno proprio a cercare le cose specifiche, il pubblico medio, diciamo così, tra virgolette, non... Quindi probabilmente il drago moderno è un insieme, cioè da quando c'è l'immaginazione del drago, nel senso del dinosauro, scusate, che interviene nell'immaginazione, vengono scoperti i dinosauri, iniziano a essere associati, i dinosauri sono lucertoloni, il drago era una lucertola spesso, o un serpente, ci dicono i testi antichi, molto grosso, quindi qualcuno inizia a mischiarli, probabilmente, e piano piano nella mente popolare il drago diventa quello, il grosso lucertolone che ha le caratteristiche un po' mischiate dal passato, quindi il fuoco demoniaco, le ali un po' da pipistrello, la cattiveria, perché ovviamente in un mondo cristiano il drago viene in mente Satana, il simbolo di Satana, quindi è malvagio nell'Occidente. E poi arriva il nostro caro amico, il professor Tolkien, che fa scoppiare il fantasy, ci mette un drago, guarda caso, lui lo prende esattamente dal mondo norreno, è cattivo, ma se guardate i disegni di Tolkien, se cercate su internet i disegni di Tolkien dei draghi, sono dei serpentoni attorcigliati, anche Smaug. Se guardate i disegni dell'edizione Adelphi dell'Hobbit, se ce l'avete, quell'edizione contiene i disegni originali di Tolkien, ed effettivamente Smaug è molto longilineo con le ali, ma è molto smilzo, ricorda più un serpente che un drago come se lo immaginiamo, se non per fatto delle ali molto grosse. Esattamente, perché probabilmente, vedremo che praticamente il drago di Smaug è un insieme del drago di Beowulf e di Fafnir. Vi dico soltanto che mentre Fafnir sta morendo, si mette a dialogare beatamente con Sigurd e non si fanno gli indovinelli, però anche lì Sigurd non vuole dire il suo vero nome. E poi glielo dice due versi dopo, però vabbè, è un po' confusa la cosa. Insomma, però... è l'incrocio tra l'incontro di Bilbo e anche la morte di Glaurung quando c'ha l'ultimo dialogo con Turin. Esatto, esattamente. Quindi Tolkien fa da il là, possiamo dire, al fantasy moderno, dal via al fantasy moderno. Il fantasy nasce, però ovviamente Tolkien se lo immagina così, il drago. Perché è un professore di mitologia,
Però ovviamente ormai, probabilmente nell'immaginario, anche nelle favole, il drago piano piano si stava diventando quello che intendiamo noi, il grosso lucertolone alato. Cioè era siamo Tolkien, Schielobi del 37, quindi le prime immagini un po' così dei draghi, se fate su internet una ricerca delle immagini nel corso del tempo, i draghi, cercando immagini precise delle varie epoche, vedrete che più ci avviciniamo a noi, più il drago diventa quello che conosciamo. Io direi che il punto di svolta è proprio l'arrivo dei dinosauri, che iniziano a colpire l'immaginazione di tutti, artisti. Robby Cava, buonanotte, grazie per essere stato con noi. Ciao. Dei bambini, ovviamente. Quanti di noi sono cresciuti amando i dinosauri? Solo per Jurassic Park, è un altro tuo allievo, Dario. Ah, ciao Gabriele, ciao. Quanti sono venuti stasera i miei studenti? Ti vedo bloccato, ho perso un attimo la connessione. Scusa, mi vedi adesso? Mi vedi, mi senti? Adesso ti vedo. No, dicevo che sei una celebrità tra i tuoi allievi, cioè, sono venuti un po' stasera. Sono contento. La mitologia slava, purtroppo Raccoon non me ne intendo tantissimo di mitologia slava, ammetto. Più andiamo verso est, più purtroppo ho delle conoscenze abbastanza limitate, quindi non so... Non so esattamente come descrivere un drago slavo, cioè non ho mai approfondito nella mitologia slava come sia il drago, se devo essere sincero. Per questo non ho toccato la mitologia slava, perché non saprei cosa dire. So che nella Russia c'è, mi pare, un drago chiamato Zmei, mi pronuncia probabilmente orrenda, Zmei Gornich, qualcosa di simile, però non saprei neanche descrivertelo, sinceramente. Non ho... Il problema della Svezia, la mitologia slava è quella norrena che non ci ha creduto abbastanza. Può essere, non la conosco purtroppo. È il cugino sfigato della mitologia norrena. Oddio. A questo punto sono curioso di saperne di più, magari in futuro, prima o poi. Sicuro le popolazioni germaniche, le popolazioni slave, qualche contatto l'hanno avuto. Erano lì, erano confinanti praticamente per un certo periodo della storia. Quindi, praticamente sì, se si pensa anche all'espansione dell'impero, delle terre germaniche, praticamente siamo lì. Esatto, non per niente, questo non cita con i draghi, ma una delle fonti che ci parla dei vichinghi, dei funerali vichinghi, è di un arabo che vede i vichinghi, un funerale vichingo in Russia. Quindi... i contatti c'erano. So che sembra che abbia detto una cosa assurda, però no, vi assicuro che una delle fonti sui funerali vichinghi è di un arabo che ha visto i vichinghi in Russia. Dopo aver bevuto troppa vodka, probabilmente. No, era lì e c'erano i vichinghi sulla costa. E vabbè, erano a farsi una vacanzina, questo è capitato nel momento giusto, probabilmente, non lo so. Però... insomma, quello che volevo dirvi in generale era questo. Spero di avervi interessato e vi ho distrutto un po' di mito del drago con il basilisco, il serpente piccolino e quante altre cose, mi fa piacere così da distinguere il drago moderno dalla varietà di bestie che descritte nei modi più assurdi che troviamo nei testi antichi. Questa era giusto un'anticipazione dello scardinamento dei miti, dei falsi miti o idee che abbiamo che avverrà in queste live. Comunque no, assolutamente. Adesso magari se avete domande dite, siamo qui ancora un quarto d'ora, un pochino, per parlare anche di altre cose. Comunque sì, assolutamente. Dario, sei stato più che esaustivo e hai spiegato. Veniva la domanda... Vediamo la domanda di Danny che dice: la cultura di Ana, la presentazione del drago è ben precisa e delineata. Come verrebbe recepita dalla massa una presentazione che si discosti da essa? Bella domanda. Io ti posso, secondo me, male, ma per un motivo molto semplice. Se ci pensi, le masse, soprattutto i fan, i nerd, al giorno d'oggi si scannano sulla differenza tra draghi e verne, quando chiaramente nel mondo antico
il drago, ci sono dipinte, se cercate su internet, dove il drago è praticamente un leone peloso con le ali da pipistrello o il drago di Santa Margherita prima, che avete visto prima, che aveva le orecchie da coniglio, quindi... Cosa che adesso... mi ricorda anche il cartone animato, il primissimo cartone animato dello Hobbit, dove Smaug aveva tratti leonini a momenti, non so se te l'hai visto quella versione. Quella di come si chiamava? Aspetta, Bakshi è quello del Signore degli Anelli, dico proprio lo Hobbit. No, mi sa che mi manca. Cerca un attimo adesso, The Hobbit cartone animato. Aspetta, lo cerco su cellulare perché non vorrei che rallenta la connessione sul PC. Però vado a vedere. Può essere. Cerca Smaug, cartone animato The Hobbit. Secondo me la gente si indigna perché vede Smaug nello Hobbit. Ci hanno fatto una viverna e non un drago, semplicemente perché un drago con due zampe è più facile da animare. Anche quello sì. Esatto. E tra l'altro, se questo non... se vi interessa, non so se qualcuno conosce il canale, faccio un po' di pubblicità sul canale YouTube, se posso dirlo, Zoo Sparkle, che parla di animali, dinosauri, ha fatto anche dei video sui draghi, dal punto di vista scientifico, fondamentalmente come potrebbero essere dei draghi se esistessero naturalmente, veramente, e probabilmente avrebbe molto più senso che avessero due gambe e due ali, perché se ci pensate, tutti gli animali terrestri che conosciamo hanno quattro arti, non hanno mai sei arti nell'evoluzione. Comunque, Davide ha messo in chat l'immagine, quella lì di Smaug, Davide Stagni, e poi Ale, sì, il Balrog con le ali da pipistrello era nel Signore degli Anelli di Bakshi, quello sì. E c'è Matteo Quartetti, che ci ringraziamo per i complimenti, e del legame tra draghi e dinosauri, sì, avevamo accennato prima quando abbiamo parlato dei ritrovamenti delle prime ossa, in cui si è probabilmente fatto un mischione di cose quando si sono iniziati a trovare fossili di una certa importanza e così. Uh-huh. Adesso vado a vedere dopo sul link, perché c'ho il computer che è una lag pazzesca. Si rallenta. Ok, sì, tranquillo. Poi te lo faccio vedere quando... Tanto saluto Fabiana, che è venuta a trovarci. Tra l'altro ha un nick che apprezzerai, Dario. Ah, bellissimo. Il signor Dario apprezza il nick Fabiana, assolutamente. Bellissimo, bellissimo. Sara, comunque, prima Sara, che anche tu devi fare filologia germanica, anch'io l'ho aggiunto tra gli esami che non avevo mai fatto, quindi devo farlo anch'io. Se riesco a breve, se no più avanti. Tanto c'è studiare tutto è un po' lunga. Brunhild che ci dice del regno dei Rus, che era fondato da popolazioni norrene che si sono fuse con popolazioni di origine slava, quindi le origini più o meno sono quelle. Esatto, ma infatti quel visitatore arabo che descrive un funerale vichingo descrive proprio il popolo Rus, i Rus sulle coste baltiche, russe baltiche, dove c'erano appunto elementi germanici e slavi. Era proprio quello a cui mi riferivo, era proprio quello. Brunhild, tra l'altro, anche lei nomignolo, Brunhilde, signori, la Valchiria. Anche Sigrun è la Valchiria, però Brunhilde... Quanti calci nel culo che mi hanno dato le Valchirie in God of War? Porca puttana, il signor Dario... Per chi non ha giocato a God of War, i boss segreti del God of War del 2018 sono le Valchirie. 9 Valchirie, una più cattiva dell'altra, dove Sigrun è la regina, è la più difficile. Le abbiamo sconfitte, ma ho tirato tante di quelle madonne bestemmie con le Valchirie che a volte facevo morire dal ridere Dario, perché ero pure creativo con le bestemmie che tiravo, da quanti calci nel culo mi davano. Porca puttana. Le Valchirie in God of War erano fantastiche, erano belle e potenti. Sì. Ed è bello vedere il signor Giacomo quando gioca con questi boss potenti. E sì, perché si diverte a vedermi bestemmiare, il maledetto, si diverte a vedermi soffrire.
Ah, ok, Sara. Quindi, beh, ok, io l'ho messo invece adesso per gusto personale, perché avendo fatto lettere classiche non c'era filologia germanica, però ho messo C'è germanica Ale che adesso. diceva doveri quando andava a scuola lui. Beh, ma adesso è qui, il signor Dario ci farà recuperare il tempo perduto. Perché un'altra cosa che gli dico spesso, cioè, è raro trovare un professore che ti faccia appassionare così tanto alle materie, soprattutto oggigiorno, perché i professori vivono il loro lavoro ormai cioè, come timbrano il cartellino praticamente, non sono. Per la maggior parte sono come se fosse un lavoro impiegatizio, okay? Che comunque ci sono anche gli anni, che comunque sulle spalle inevitabilmente ti fanno scendere un po' la passione per certe cose, però un po' la devi conservare, perché se no cioè, i ragazzi non riescono ad appassionarsi alle materie, le vedono come una cosa da fare per le verifiche e non qualcosa che magari ti porti dietro. Per il resto della tua vita, anche se magari poi scegli una strada professionale che non c'entra niente, però comunque ti rimane come bagaglio culturale, come cosa. Grazie al cielo, Dario ce la fa, perché ce la fa, cioè riesce a far appassionare a molte cose anche me, che comunque non sono un suo studente, sono un suo amico, però parliamo di ste robe, quindi posso immaginare, e i suoi studenti stasera in chat ne sono la prova, quindi magari. Io non lo so, il gioco così è un personaggio di mitologia norrena, credo a rincarnarsi. Oh, ammetto che in questo momento mi cogli un attimo alla sprovvista di reincarnazione, sai che non mi viene in mente, può essere assolutamente, vorrei andare a controllare, però come diceva prima Sara, che lei ha girato l'esame, io l'ho fatto per passione, lo devo dare, le fonti sono talmente varie e contraddittorie che potrebbe essere che si rincarni, ma adesso non mi viene in mente chi ce lo dica, se ce lo dice, potrebbe anche essere. State attenti, ecco, sui miti della mitologia norrena, le cose antiche, questa è una cosa che io ho imparato con anche il grande professor Barbero, seguendo le sue conferenze. Andate sempre, e questo ce lo sta dimostrando anche questa pandemia del Covid, quando leggete informazioni andate a cercare le fonti, sempre, sempre, perché molte potrebbero essere teorie. Io nelle nostre live, anche col signor Giacomo, cercherò sempre di cercare informazioni da testi, da immagini antiche, da qualcosa che ci dica. Insomma, cercheremo sempre di darvi dei riferimenti per poi potervi Esatto, muovere dei nel dati. sottile. Poi, certamente, come la questione di dinosauri draghi che io ho detto dell'Ottocento, quella è una teoria di lavoro, bisognerebbe approfondire, certamente, si potrebbe approfondire tanto su tutto, provando a fare teorie, analizzando. È una ricerca scientifica anche alla fine anche questa. Scientifica applicata, il metodo scientifico di studio, ipotesi, studio in questo caso delle fonti, applicato alla storia antica. Vero Matteo che ti hanno già risposto, è vero, il drago immortale dipende dalla mitologia di riferimento. In generale no, perché il drago viene ucciso, almeno in Occidente, in Oriente, se non sbaglio, c'è qualche drago immortale. Però potrei dire una cavolata, ammetto, Intanto c'è Fabiano che ti ha dato la fonte della storia di Sigrun. Ah, nel qui. Ah, è vero. Ok, aspetta che prendo Fledda. Cioè, no, mi fido, assolutamente, però dovrei rileggere. Io ho anche questa edizione dell'Edda, un pochino, Che sono meraviglia, cacchio. un appassionato di libri anche di valore estetico, lo rileggerò, Fabian, lo rileggerò tutto perché non me la ricordavo questa informazione, grazie. No, non me li ricordo tutti a memoria i poemi. Vi chiedo scusa, li E approfondirò. allora dico a Fabiana, quando tratteremo di mitologia norrena in queste live, spero ci sarai perché ne parleremo Esatto. approfonditamente. Allora vado a rileggermi anche la questione di Sigurd, di Sigurd, di Sigrun, la Valchiria e della sua reincarnazione, in uno dei poemi di Helgi. Chiede l'edizione specifica del volume dell'Edda che hai.
Ah, questa è l'Edda poetica edita dalla Foglio Society. La Foglio Society è una, se cerchi il sito internet, fa edizioni di pregio fondamentalmente. Il testo che c'è qua dentro, c'è il testo di Norina Fronte e la traduzione della professoressa Caroline Larrington dell'Università di Oxford. Era un'edizione limitata perché è illustrata e firmata dall'illustratore. È in pelle, è sold out e costava 400 sacchi. Non è esattamente al non era esattamente a buon mercato. La trovi usata? Ringrazio il Strozzo che si è abbonato a Prime, la ringrazio, grazie mille. La trovi su eBay, ho visto, in condizioni praticamente perfette a 600 euro. Una copia, se ti interessa. Ok, dai. Purtroppo le cose belle, come sempre, hanno... È praticamente uno stipendio, sì. Purtroppo Lo so. Però io sono malato per queste cose, quindi me le ho regalate... Dalla libreria, appunto, che... Dario ne ha a pacchi di queste robe. Me l'ero regalata questa per il Natale tipo dell'anno scorso, 2 anni fa forse. Autoregalata, si intende. Avevo trovato lavoro e ero contento, me l'ero autoregalata. Come mi sono autoregalato, anche se queste edizioni qua pregiate, ho una collezione di poemi in Old English per Sara che ha fatto filologia germanica col testo a fronte e le illustrazioni di Alan Lee, firmata da Alan Lee. Anche questo costa quanto l'Edda. Alan Lee, voglio dire, illustratore dei libri di Tolkien. E poi ho il Beowulf, anche se non è un'edizione così pregiata, anche se molto bella, col testo a fronte, e ho il facsimile, se ti interessa, anche del manoscritto del Sir Gawain del ciclo arturiano. Quindi, che insomma, sì, queste edizioni. Sì, ho un angolo della libreria edizioni un po' pregiate. Sono sempre presente nello spirito quando il signor Dario fa questi acquisti, perché mi dice dove lo prende, mi dice quando arrivano, mi manda i video dell'unboxing, quindi è un po' come se li comprassi anch'io, tra virgolette. Vi faccio soltanto vedere, scusa, ho interrotto il signor Giacomo, soltanto vedere, scusate, la libreria, una parte dietro, cioè, cerco di... Allora, c'è queste qua, con Berserk e altri volumi, ci sono queste dietro, scusate l'inquadratura, sto cercando di... con fumetti vari, e poi ci sono queste con le edizioni che vi dicevo, altre edizioni varie, le saghe islandesi, artwork, e qua ci sono 1, 2, 3 e 4 scaffali per D&D, per Dungeons & Dragons. La libreria di Dario è un patrimonio, veramente. Tutte le volte che ci vado, quando andavo a casa sua, spero quando sarà finita sta storia, maledizione, perché veramente è tutta quella stanza della libreria. Ok. Mi stavo laggando, sì. Un attimo, scusate, mi sono visto bloccato un secondo, non vorrei aver toccato. Sì, probabilmente la telecamera che è un po' sballottata. Spera che Fabiana e Sara non scoprano gli abiti. Ah, ciao Alessandro! Ah, è Ale, ciao Ale! In chat. Ciao, signor Alessandro, buonasera. Il mio amico, vi dicevo, che studia e traduce, gli faccio pubblicità anche a lui, è un traduttore di manga, traduce dal giapponese. Goblin Slayer è tradotto da lui, io ve lo dico, gli faccio pubblicità. Esatto.
Sì, c'è anche è vero che sarà scritto in caps lock Sir Gawain. Io non sono un grande amante, ammetto personalmente, dei miti di Re Artù, però il Sir Gawain è un'edizione troppo bella per farmelo scappare. Col testo a fronte, il commento dell'università, dei professori universitari di Exeter, ho detto, vabbè, facsimile più commento universitario. Stupido lasciarlo scappare. Vabbè, direi che sì. Comunque sì, Fabiana vorrà rintracciare casa tua, perché se lei e Sara scoprono dove abiti, ti rapineranno. Se c'è una cosa a cui tengo sono i libri, quindi non so se conviene farmi toccare lì. È vero, li difenderebbe a costo della vita. Ah, tra l'altro, avevo promesso quella chicca per chiudere la live, non è che ci leggi qualcosa del bestiario, così tanto per. Allora, tanto per dirvi, per chiudere con qualcosa di un po' divertente. Volevo leggervi soltanto i titoletti, possremmo dire, che si trovano nei bestiari, tra alcuni bestiari. Li leggo. Di che animali e che animali, a dirla grossa, di cosa si possa trovare nel bestiario, il libro dei mostri, che sembra possa essere l'autore sembra potrebbe essere Adelmo da Malmesbury, un monaco di fine VII, inizio VIII secolo, però non è certa l'attribuzione. Vi leggo di che cosa tratta, cosa c'è. Vi leggo qualcuno in ordine, il titoletto, senza leggere tutta la descrizione. L'uomo dal doppio sesso. Poi abbiamo Unglacus il Grande, il Colosso, quelli che hanno sei dita per mano. Poi abbiamo i fauni, questo è normalino, le sirene, gli ippocentauri, l'uomo raddoppiato. Gli etiopi, gli onocentauri, i ciclopi, Ercole, la ragazza gigantesca. In latino, non sto scherzando, è letterale. In latino si intitola De ingenti puella, la ragazza gigante. Scilla. Gli uomini pelosi, onocentauri, aspetta, vado a vedere. Ti leggo, è brevissima. Ti leggo gli onocentauri, è brevissima, sono quattro righe. Ti leggo in traduzione. Gli onocentauri, a quanto sembra, hanno corpi irregolari di uomini fino all'ombelico. Secondo le descrizioni che se ne fanno, la parte sotto è sconciata da alai di peli d'asino. La natura capricciosa naturalmente li crea combinando elementi di svariate razze. Da dove venga questa cosa non si sa, però sono mezzi asino, mezzi uomo. Quindi gli uomini pelosi, i cinocefali, gli sciapodi, gli uomini barbuti, la razza dai sessi mescolati, i giganti. Scusate. I giganteschi uomini del Brissonte, quelli che vivono di sola aria, le donne barbute, i pigmei, gli epistigi, quelli che hanno le piante dei piedi a forma di mezzaluna. Di che cosa, Sigrun, ce ne sono tanti, che cosa? Ti leggi, che co La prima volta che ho detto cosa? Cosa sto leggendo? Quelli che mangiano la carne cruda, le donne che concepiscono a 5 anni, le donne mostruose,
quelli con le piante dei piedi rovesciate all'indietro. E poi, di colpo, sembra il famoso meme, così debotto senza senso, la montagna di fuoco. Così, debotto, senza senso. Poi c'è Caco, mostro dell'Arcadia. Poi c'è un mostro gigantesco, generico. Poi c'è quelli che mangiano gli uomini. Quelli con tre teste, Proteo. Quelli con gli occhi luccicanti come lampade. Il testo latino ovviamente dice come lucerne, il testo originale. Proserpina, Remida, le Gorgoni, Argo, quelli che parlano tutte le lingue, ci sono anche i poliglotti. I mostri, ci sono specifici, i mostri ai confini della terra di Circe, specifici. Il mostro notturno, gli uomini immensi, le arpie, le eumenidi, i satiri e gli incubi, Tizio, Egeo, i dracontopodi, il minotauro, Erice, Tritone, gli antipodi, i giganti, gli aloidi, Orion, e poi l'ultimo è, finisce il libro. Abbiamo visto tutto il libro, tutto il libro di beh, però questa era il primo libro, perché sapete che i testi latini si dividono in libri, cioè si va avanti, perché c'è la seconda parte, volendo. Ci sono le belve di mare generiche, il leone, l'elefante, l'onagro, le tigri, le linci, i pardi, le pantere, l'idra di Lerna, gli ippopotami, le bestie con due teste, la chimera, la bestia eterna, i cenopeni. Vabbè, questo è il gioco a facile. Cerbero. Il formicone. C'è il dente tiranno. Io mi piace. I cani azzurri, le bestie della notte, e dopo le bestie della notte ancora debotto senza senso, il fiume Nilo. Così, dal nulla. Come il fiume Nilo. Basta, se no crepo stasera, ti prego. Riserviamoci per un'altra volta. Ah, poi c'è anche il fiume Gange, i cavalli a due zampe. Cioè, in ordine, vi leggo in ordine. Il fiume Gange, i cavalli a due zampe, Alessandro il Macedone. Mi sembra tutto corretto. Ci sono anche gli uomini illesi. Cosa vuol dire gli uomini illesi? Cosa vuol dire? Libro 3, che tratta di serpenti. Siamo sul mondo dei draghi, no? Serpenti. Il sesto animale presentato è i serpenti, con i quali nasce il pepe bianco. Come? Cosa ti devo dire? Chiede Ale se ci sono gli uomini di razza bianca caucasica. Non mi stupirebbe. C'è anche il serpente peloso, eh. C'è gli uomini pelosi, c'è anche il serpente peloso, mi sembra. Abbiamo capito che questi si calavano degli acidi potenti prima di scrivere sta roba. Ma c'è una roba bellissima. Poi ci sono anche cose normali, però ci sono dei nomi che sono fantastici, cioè... ragazzi. Non ho sinceramente parole. E io che pensavo che i bestiari di D&D fossero fantasiosi, questi li superano. Oh,
Vi assicuro, leggete i bestiari. Ah, ecco, sui bestiari aggiungo, se qualcuno volesse prenderli. Questa è un'ottima edizione, ma costa sugli 80 euro, perché l'edizione da Bompiani comprende, vi dico quanti sono, ma comprende tipo 1, 2, 3... Grazie per i bits, Fabiana, grazie come sempre, grazie mille. Comprende una quarantina di bestiari col testo a fronte, in latino, greco, antico inglese, di tutto e di più, e costa un po' perché è un'edizione abbastanza, ovviamente come quella della Bompiani, sono tutte abbastanza serie, cioè abbastanza accademiche se volete. E poi ci sono ovviamente edizioni anche più economiche, senza il testo a fronte, oppure c'è un'altra edizione della Einaudi, sempre un po' costosetta, ma molto, di solito sono molto buone anche quelle, quindi li trovate su Amazon, i bestiari. Quindi ho preso questa perché mi sembrava molto completa, ce ne sono tanti più che altro, quindi è molto interessante. Come no, certo, interessantissimo. No, comunque... Direi che siamo arrivati alle battute finali per stasera, direi che abbiamo sviscerato l'argomento, abbiamo riso anche, abbiamo anche parlato di cose interessanti, sono molto contento. Quindi, allora, innanzitutto io ringrazio il signor Dario per avermi fatto compagnia stasera e per averci illustrato queste cose. Spero si sia divertito, che si sia trovato bene. Assolutamente, io spero che... sia stato all'altezza della live del signor Giacomo, che vi sia piaciuta, vi abbia interessato, che vi abbia anche confuso, così perché è bello ogni tanto essere confusi da come la differenza di come ci immaginiamo noi qualche cosa, magari come i draghi nell'antichità, nel Medioevo, e come loro si immaginavano le cose. È bello vedere la differenza tra noi e loro. Spero che se ci avrà qualcuno che magari aveva ancora in mente le liti tra draghi e viverne, sì, adesso a questo punto si andasse dicendo va bene, amen, draghi, viverne, alla fine due, tre ali, quattro zampe, peli, non peli, va sempre bene. E spero di tornare su questi liti in questo canale a raccontare qualcos'altro. Perché soprattutto sul Medioevo, e non solo, ci sarebbero tante cose da sviscerare, da vedere. Nel Medioevo soprattutto, perché dico nel Medioevo si divertivano un sacco nel Medioevo, te lo assicuro. Leggendo quello che scrivevano si divertivano un sacco. Sì. Quindi ti rassicuro, Fabiana, perché sono innanzitutto contento che vi sia piaciuta la prima live di questa rubrica, perché è una rubrica. Il signor Dario ci farà compagnia ogni mercoledì alle 21. Il mercoledì sarà serata dedicata a questo tipo di live in compagnia con il signor Dario. Quindi... ne avremo ancora di argomenti da sviscerare, sono contento che questa prima puntata mi sia piaciuta. L'unica cosa che credo che mi dispiacerà è che c'è un topic, ovviamente, che se mi si è trattato, l'ha trattato già il professor Barbero, quindi se te lo cercate il suo video va benissimo, anzi, lo sa spiegare 100 volte meglio di me, però la questione sessualità, diciamo sesso nel mondo medievale, che molti ritengono fosse bigotto e chiuso nella mentalità comune, e non era, vi assicuro, sarebbe interessante vedere anche quello, anche lì ci sarebbe da ridere leggendo alcune cose. Peccato che probabilmente seccherebbero il canale Twitch di Giacomo se leggessi ad alta voce certe cose. Diciamo che ci terremo un po' sull'edolcurato. Tanto esatto. Davide aveva più che altro intasava la chat principalmente, quella persona lì, quindi per il momento. Vabbè, allora, se si può magari mettilo magari in alt, cioè sbanalo ma mettilo un attimo in alt e vediamo che cosa succede. Diamogli una seconda possibilità, era una bambinata, alla fine non ha insultato nessuno. Io spero che non fosse un mio studente, se è un mio studente ti dico... non venire qua a dare fastidio, se vuoi seguire la live bene, ma non se sei un mio studente, okay. Non venire qua a dare fastidio, perché qui non ti posso dare le note, ma siamo comunque in pubblico con gente che vuole seguire, vuole ascoltare. Okay, non so se era un mio studente, perché poi giustamente
hanno detto il martello del ban, diciamo, quindi vabbè, per il momento mettilo lì. Se era un tuo studente, ok, così magari poi si è tranquillizzato. Dato che detto che sono bambinate, i miei studenti non è che sono... non è una cosa, non è cattiveria, però non è che sono grandi fondamentalmente. Sì, io sono le prime, quindi... Anche quello sì, assolutamente. Quindi, se era nel caso, chiedo scusa io per lui. Se ha... Ok, dai. Per il momento rimaniamo così. Quando ho capito che erano tuoi studenti, ero anche contento che fossero passati a trovarci, che fossero interessati anche a una live. Esattamente. Quindi a questo punto ringrazio il pubblico, ringrazio chi ha messo il follow, ringrazio chi si è abbonato, ringrazio chi era qui a commentare con noi, chi ha visto soltanto e basta, compresi anche ovviamente gli studenti di Dario. Vi ringrazio tutti quanti perché è stata una live molto divertente e mercoledì prossimo riprendiamo, cioè ci sarà l'altra live con il signor Dario. Tenete d'occhio le storie di Instagram per la programmazione della prossima settimana. Comunque il mercoledì sarà dedicato a questo tipo di live, quindi vi ringrazio tantissimo, sono veramente contento che vi sia piaciuta e che apprezziate questo format come lo stiamo trattando, quindi sono molto contento, quindi avanti tutta con questo format. Io e il signor Dario non potremmo essere più felici di così e lo rivedremo appunto mercoledì prossimo, quindi grazie ancora a tutti quelli che hanno interagito in qualche modo la live, follow, abbonamenti, commenti, tutti quanti, siete bellissimi, siete un pubblico meraviglioso. Salutiamo ancora il signor Dario e lo ringrazio. Ciao a tutti, grazie a Giacomo per avermi invitato, grazie a voi di avermi ascoltato chiacchierare di draghi per ormai 2 ore, 2 ore e 20, quasi 2 ore e mezza, e torneremo con qualche altro argomento presto e siamo qua a chiacchierare. Alla prossima, adesso vi faccio il solito ride, vediamo chi c'è in live degli altri, vediamo un po'. C'è Elisa Sinnamo, andiamo da Elisa, dai, andiamo da Elisa. Fare il ride per andare da Elisa. Così andiamo a farle compagnia. Quindi vi ringrazio ancora, buonanotte a tutti. C'era qualcuno che vorrebbe giocare a D&D con te prima o poi. In futuro, più che volentieri. In futuro chissà, quindi grazie ancora a tutti, grazie al signor Dario, grazie a tutti quanti, siete bellissimi, buon proseguimento di serata. Ciao! Buona serata a tutti!